Buonasera a tutti, ben trovati. Bene, con la commissione ci siamo già riuniti in aula privata, quindi scusate se siamo arrivati un po' in ritardo, ma abbiamo già fatto un po' di anticipazione del vostro lavoro di presentazione, così siamo già tutti e ci siamo accordati come far andare avanti i lavori. E avremmo optato quindi per dare avvio prima a tutte le presentazioni in fila. Quindi adesso chiamerò in ordine come dalla seduta di laurea, quindi prima Sibilli, Guarducci, Bindi, eccetera, eccetera. Uno per uno, prima dovete dare lettura della prima dichiarazione che tutti avete ricevuto. Se non l'avete, posso condividere io lo schermo. Intanto ve la potete preparare al monitor. Fatta la lettura, si avvia la presentazione, la breve discussione dopo, e poi a seguire tutte le presentazioni. Al termine delle presentazioni, noi ci riuniamo in aula privata. E dopo faremo tutte assieme le proclamazioni. Quindi, proclamazione, lettura della seconda vostra dichiarazione, proclamazione, lettura della seconda. Quindi, per chi presenta primo, poi spenge il microfono e attende la presentazione di tutti gli altri e poi dopo faremo la proclamazione. Scusate se sono andata veloce, ma l'obiettivo quindi è di non andare lunghi appunto per farvi aspettare anche le presentazioni degli altri. Quindi io darei subito avvio, se siete d'accordo, il primo in elenco, ovvero con Sibilli Giuseppe. Ok, se puoi avviare, cioè aprire il file della presentazione, io intanto avvio la registrazione. Ok, da questo momento in poi. Salve, buonasera a tutti, eccomi. Salve, prima leggici la prima Sì. dichiarazione. Allora, il sottoscritto Sibilli Giuseppe, matricola 080889, iscritto al corso di laurea magistrale in Management e Governance, visto il decreto del rettore dell'Università di Siena, repertorio numero 461-2020, protocollo numero 52533 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale della programmazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, in caso di dichiarazione mendace, diffamazione e uso di atti falsi, dichiara di accettare lo svolgimento della prova finale in modalità telematica, che durante lo svolgimento della prova medesima non utilizzerà nessuno strumento di ausilio, che nel locale in cui si trova non sono presenti persone di supporto. Poggi Bonsi, 14 aprile 2021. Perfetto, grazie mille. Allora, io come ho già ricordato prima commissione, la sua tesi appunto è discussa come relatore e con il relatore il dottor Bosio. E quindi ho già anticipato come si è sviluppato l'obiettivo, però ti chiederei se brevemente, ripartendo appunto da quello che è stata la finalità essenziale del tuo lavoro, se puoi sinteticamente, perché sono tantissimi gli spunti provenienti dal tuo lavoro, se puoi concentrarti veramente sui principali nei prossimi 10 minuti. Perfetto, grazie mille professoressa, grazie per la presentazione. La domanda di ricerca del nostro elaborato riguarda l'impatto economico che hanno le operazioni di M&A sulle banche italiane. I seguenti pilastri riguardano un po' quella che è la struttura dell'elaborato e di conseguenza quelli che sono i capitoli. In un primo momento abbiamo presentato il problema che affligge le banche italiane, successivamente gli effetti positivi e negativi delle fusioni aziendali. E successivamente abbiamo effettuato delle evidenze empiriche su un panel di banche al fine di verificare se tali effetti positivi e negativi si sono verificati anche sulle banche del nostro paese. Infine, abbiamo presentato un case study su Banca Cambiano 1884 e le nostre considerazioni finali.
La presente tavola mostra gli indici di concentrazione degli attivi bancari. Come possiamo osservare, fra il 2014 e il 2019 il sistema bancario italiano non è cresciuto molto in termini di attivo, ma è variata la sua composizione. Infatti, per quanto riguarda le prime 5 banche italiane, nel 2014 presentavano il 61% di concentrazione degli attivi, passando nel 2019 ad ottenere oltre l'80%. Tali attivi sono riconducibili in larga misura alle banche e società per azioni per oltre il 96% e in via residuale alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo. Il presente grafico mostra l'andamento degli impieghi bancari fra il 2015 e il 2019. Anche in questo caso non c'è una crescita consistente, però possiamo notare come sia diminuito l'apporto all'economia da parte delle banche cosiddette less significant e quindi dalle banche di minor dimensione. Mentre sulla presente tavola il focus si sposta su quelle che sono le performance e i costi operativi delle banche italiane. In un periodo molto lungo, fra il 2005 e il 2019, osserviamo come i ricavi complessivi, e quindi il margine di intermediazione, abbia un andamento altalenante senza un chiaro trend di crescita, mentre a differenza i costi operativi aumentano, di conseguenza questo si riflette sull'utile delle banche italiane. Osserviamo come fra il 2011 e il 2016 il sistema bancario consegue delle perdite non trascurabili. E quindi com'è possibile risollevare queste criticità del sistema bancario italiano? Le autorità internazionali, come Fondo Monetario, l'autorità di vigilanza, EBA, BCE, indicano che le banche devono aumentare i ricavi e gli impieghi di miglior qualità, ridurre lo stock di costi complessivo e effettuare operazioni di de-risking, quindi sostanzialmente di riduzione dei rischi. Tali obiettivi possono essere perseguiti tramite le cosiddette operazioni di fusione e acquisizione. Quali potrebbero essere i principali incentivi? In primo luogo le cosiddette economie di scala, quindi efficienza di costo per le banche, riduzione del numero di filiali e dei dipendenti. Il perseguimento di economie di scopo, quindi diversificazione dell'offerta di servizi, l'aumento dei bouquet di prodotti a disposizione delle banche anche tramite società specializzate, l'accorpamento degli organi direzionali, la selezione di sistemi informatici più performanti, un miglior monitoraggio del credito, selezione degli impieghi e riduzione del costo del funding e infine anche l'integrazione delle conoscenze del management, quindi condivisione di idee e visioni per nuovi piani commerciali e industriali. Al fine di verificare se tali effetti positivi si sono avuti anche sul sistema bancario, abbiamo selezionato un gruppo di banche oggetto di operazioni di M&A negli ultimi 20 anni. L'operazione doveva essere avvenuta fra istituti nazionali, presentare un totale di volumi intermediati post-fusione superiore a 150 miliardi di euro, impieghi successivi all'acquisizione superiore a 80 miliardi, un capitale di vigilanza a fine operazione di almeno 10 miliardi di euro e doveva essere un'operazione fra pari, ossia l'acquisita non doveva presentare un totale attivo inferiore alle terze rispetto a quello dell'acquirente. Questo per concentrarci su operazioni più grandi e evitare le operazioni in cui una grande banca andava ad acquistare una piccola cassa di risparmio piuttosto che una popolare. Abbiamo selezionato 26 indicatori economici calcolati sui bilanci bancari. Abbiamo effettuato un confronto a 5 anni ex ante ex post al periodo della fusione, abbiamo effettuato una sovrapposizione all'andamento del sistema bancario al fine di verificare quanta parte della variazione della performance può essere ricondotta alla fusione e quanta parte all'andamento congiunturale del settore e infine abbiamo attribuito un punteggio fra 0 a 1 ad ogni indicatore in relazione al miglior indicatore fra la banca fusa o il sistema bancario. Adesso un po' di dati numerici per rendere noto la dimensione dell'analisi che è stata svolta. Il gruppo di analisi presentava un totale attivo di 779 miliardi di euro, circa il 25,6% del totale attivo complessivo. Costi operativi per 9,35 miliardi, ricavi per 11,9 miliardi di euro, un patrimonio di vigilanza di oltre 68 miliardi di euro, impieghi per circa 399 miliardi, il 19% dei totali impieghi delle banche italiane e infine una raccolta di 625,9 miliardi. Fra i risultati principali, le banche oggetto del gruppo di analisi hanno ottenuto un punteggio medio di 12,66 sui 26 indicatori a disposizione. Fra le variabili principali, adesso rendiamo noto cosa abbiamo ottenuto in termini di totale attivo, costi operativi, impieghi, cost income ratio,
margine di intermediazione e utile. Per quanto riguarda il totale attivo, alla fine della fusione le banche del gruppo avevano più 21,4 miliardi. 21,4 miliardi rappresenta lo 0,7% del totale attivo del 2019 sulle banche italiane. I costi operativi si sono ridotti per 3,46 miliardi e rappresentano il 6,4% degli oneri pagati dalle banche nel 2019. Anche gli impieghi hanno ottenuto una riduzione per 23,1 miliardi, quindi è un minor servizio all'economia italiana. Il cost income ratio, quindi i costi operativi su ricavi complessivi, presentava un incremento medio del 5,15% sul gruppo di analisi, e anche i costi, anche il margine di intermediazione, quindi i ricavi, si è ridotto per 7,98 miliardi. Ci tengo a precisare che 7,98 miliardi è più del doppio della riduzione dei costi. Quindi, a fine dell'operazione di fusione, le banche d'analisi presentavano sia una riduzione dei costi, ma anche una riduzione dei ricavi più che proporzionale. Per quanto riguarda l'utile, la sommatoria degli esercizi chiusi in positivo ha generato utili per 16,4 miliardi di euro, mentre la sommatoria degli esercizi chiusi in negativo ha registrato perdite per 15,6 miliardi di euro. Quindi, alla fine della fusione, tutta la redditività che è stata prodotta è stata quasi interamente assorbita dalle perdite. Infine, abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con l'alto management di Banca Cambiano e abbiamo osservato come, a differenza delle banche big del settore, un istituto locale e territoriale riesce a stare sul mercato senza perseguire obiettivi di crescita per via esterna, ma risultando allo stesso modo efficace ed efficiente. La Banca Toscana presenta a fine 2019 un totale attivo per 3,8 miliardi di euro, prestiti per circa 2,62 miliardi, ricavi complessivi per oltre 90 milioni, concludendo l'esercizio con un utile in crescita rispetto agli esercizi precedenti per complessivi 13,2 milioni di euro. Grazie all'intervista effettuata al direttore generale, abbiamo compreso come esistono dei pilastri fondamentali su cui puntare al fine di ricercare l'efficacia e l'efficienza gestionale del modello di business. In primo luogo, innovazione e investimento in nuove tecnologie, svolgere l'attività con fare imprenditoriale indipendente, mettere il cliente al centro dei servizi offerti, perseguendo l'idea che la banca cresce se crescono i suoi clienti, e tenere sempre presente la cultura aziendale unita alla storia del territorio, che la rendono la banca non sul territorio ma nel territorio, che fa ben comprendere la fusione col tessuto socio-economico. Di seguito riportiamo un estratto dell'intervista al direttore generale che ha ben centrato l'obiettivo dell'elaborato, ossia non condannare le aggregazioni, ma ponendo attenzione al fatto che le aggregazioni non possono essere la soluzione a tutti i problemi delle banche italiane, e soprattutto che le istituzioni internazionali dovrebbero privilegiare modelli gestionali che funzionano al di là dell'aspetto dimensionale. Visti i risultati economici non entusiasmanti delle fusioni oggetto di analisi, osservata la capacità di una banca locale e territoriale di perseguire i propri obiettivi con efficacia ed efficienza, oltre alla crescita dimensionale potrebbero esistere altre soluzioni al fine di rilanciare le banche italiane. Ad esempio, sostenere la filiera produttiva e di conseguenza la rete commerciale, una revisione del modello distributivo dei prodotti, dotare il personale di strumenti digitali all'avanguardia e performanti, al fine di aumentare la redditività per dipendente e non parlare costantemente di esuberi. Infine, investire e innovare nel futuro al fine di guidare il cambiamento e non subirlo. Grazie per l'attenzione. Grazie a te, anche perché nel rispetto è iniziato il 22, sono le 32, ma si è riuscito nonostante le varie cose. Ora lascerei la domanda direttamente al signor Bosio, che ora non sto vedendo, se interrompi la condivisione dello schermo, altrimenti sì. Ok, grazie. Ti esimio da tutte le domande che già ti ho fatto in sede di stesura, insomma. Prego. Bene, e allora io prenderei spunto dalla parte conclusiva del pregevole lavoro di Sibilli
che ha centrato su questo aspetto delle fusioni, delle merger acquisition come elementi centrali del suo lavoro. E nel colloquio che ha avuto con me, io sottolineai come non fossero le fusioni il modello sempre valido per queste problematiche, ma caso per caso da valutare. E addirittura in certi casi, a parere delle esperienze vissute, anche negative. Allora, tornando però alle fusioni, io centrerei la domanda sulle riflessioni su due fusioni rilevanti avvenute, quelle Intesa UBI e quella Crédit Agricole Creval. Sono due situazioni che, pur realizzate con lo stesso strumento giuridico, sostanzialmente hanno avuto origine e evoluzioni diverse. Ecco, vorrei sentire Sibilli con un approfondimento su questo aspetto. In primo luogo, grazie per la domanda, direttore. Senza dubbio potrebbe essere già, così com'è, un oggetto per un'ulteriore tesi. L'operazione si fa presto a diffusioni, però sostanzialmente esistono fusioni e fusioni. Si tratta di operazioni completamente differenti che, al di là dell'aspetto dell'acquisizione, di come è avvenuta l'offerta, quindi in parte cash, in parte azioni, si tratta che Intesa UBI, Banca Intesa San Paolo, va a acquisire un'azienda in cui allarga la propria offerta di servizi bancari. Infatti UBI Banca ha un modello di business più incentrato su quella che è la compagine di banca assicurazione, mentre Intesa San Paolo è una banca che già di per sé era molto completa, anche se gli mancava su questo aspetto. Già nel 2005 Banca Intesa, banca notoriamente commerciale, aveva ad esempio acquisito San Paolo IMI, quindi completava la sua offerta di prodotti tramite un investment banking più articolato e complesso. Quindi si va a creare un conglomerato finanziario molto grande che ha un'ampia varietà di prodotti e un'offerta commerciale da offrire alla propria clientela. Per quanto riguarda Crédit Agricole Creval, è un'operazione tra due banche commerciali, due banche territoriali, e quindi c'è una sorta di sovrapposizione del modello di business. In questo caso si potrebbero avere molte criticità, quindi chiusura di filiali, scelte da parte del management, sostanzialmente scivoli anche per i dipendenti, in quanto sono due banche molto simili che non vanno ad ampliare il proprio modello di business, ma vanno a sovrapporsi. In questo caso potrebbero esserci più criticità rispetto per l'operazione Intesa UBI. Grazie. Chiedo alla Commissione se ha ulteriori domande o dubbi. Ok. Per lei è a posto? Per me è a posto. E quindi quasi quasi passerei alla presentazione di Giulio Guarducci. Ok, se Giulio puoi attivare il microfono e leggere la dichiarazione iniziale. Sì, salve, buongiorno. Allora, il sottoscritto Guarducci Giulio, matricola numero 081173, iscritto al corso di laurea magistrale in Management and Governance, visto il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461-2020, protocollo numero 52533 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale e della proclamazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate nell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, in caso di dichiarazioni mendace, diffamazione o uso di atti falsi, dichiara di accettare lo svolgimento della prova finale in modalità telematica, che durante lo svolgimento della prova medesima non utilizzerà nessuno strumento di ausilio, che nel locale in cui si trova non sono presenti persone di supporto. Luogo Prato, 14 aprile 04-2021. Perfetto. Prego, se vuoi intanto condividere la schermata, intanto io richiamo quello che ho già anticipato. Appunto, Giulio ha potuto svolgere questo lavoro con me e il professor Ruggero,
dando una research question diversa, diciamo così, e simulato poi dalla partecipazione ad un corso a crediti liberi di un differente dipartimento, insomma. Quindi ha cercato di unire la multidisciplinarietà su un argomento di tesi molto interessante, quindi vediamo se riesce a coinvolgerci come hai fatto con me nella presentazione della tesi. Ok, grazie mille professoressa intanto per l'introduzione. Allora sì, l'obiettivo della tesi è il governo della risorsa knowledge in azienda e come poterla gestire al meglio e sfruttare tale risorsa per raggiungere un vantaggio competitivo sostenibile per l'organizzazione. La struttura della tesi appunto è un'ampia review della letteratura nazionale e internazionale, confrontando poi esperienze concrete. Si parte con il riconoscere appunto la conoscenza come una risorsa chiave, le sue criticità tali per guadagnare un vantaggio competitivo per l'impresa. Passando poi per la letteratura sulla creazione di conoscenza, prendendo in riferimento il modello a spirale, ossia di Nonaka e Takeuchi, appunto per l'importanza che danno all'individuo come innesco principale alla fruizione di informazioni e di conoscenza all'interno dell'organizzazione, e per poi i riconoscimenti di vari di livelli taciti e espliciti di conoscenza. Successivamente è stata paragonata appunto la conoscenza come bene comune per le sue caratteristiche di non rivalità e non escludibilità. Questo ci ha permesso di trattare appunto il tema dei dilemmi sociali, cioè le motivazioni che stanno alla base della cooperazione da parte dell'individuo, quindi in questo caso il comportamento desiderato dalla collettività sarebbe quello di condividere conoscenza. Oppure, o piuttosto che appunto scegliere il comportamento da freerider, cioè trattenere la propria conoscenza, che se tutti gli attori partecipanti al bene comune facessero, si andrebbe incontro alla tragedia, quindi alla depauperazione del bene. Nel caso appunto del contesto aziendale, si andrebbe a depauperare la conoscenza se tutti trattenessero questa. Su tale background si basa il framework risolutivo proposto da Cabrera e Cabrera nel 2006, che prendono spunto da Kollok nel 1989, che appunto per primo dà soluzioni motivazionali, strutturali e strategici a un dilemma sociale generico. Invece Cabrera e Cabrera cercano di estrapolare questo e utilizzarlo nel framework a risoluzione proprio dello specifico sharing dilemma. Ok? E su questo si basa tutto il mio elaborato, praticamente, cercando tramite la nuova letteratura più moderna e multidisciplinare, appunto, di andare a trovare delle criticità a questo framework e delle nuove chiavi di lettura. Le criticità, appunto, viste sono un mancato adattamento sui diversi livelli di profondità di conoscenza, un mancato allineamento degli stimoli con gli obiettivi richiesti di condivisione e un mancato riconoscimento dei diversi status di conoscenza all'interno dell'organizzazione per gli individui. La prima soluzione trovata è appunto il cercare di integrare all'interno del sistema di incentivi del framework adeguatamente i motivatori estrinseci per i vari differenti livelli di conoscenza. Il sistema di incentivi proposto nel framework da Cabrera Cabrera si basa sulla Motivation Grounding Theory oppure la Self-Determination Theory. Queste teorie assumono che i motivatori estrinsechi abbiano un effetto di grounding out, quindi minano i comportamenti degli individui intrinsecamente motivati, solo che si basano su due appunti, su due assunti principali. Il primo che principalmente gli individui siano motivati intrinsecamente, e il secondo che non vi siano interventi antecedenti all'integrazione di motivatori estrinsechi. Questo, soprattutto l'ultimo, è stato largamente criticato proprio perché, soprattutto in un contesto aziendale, è impossibile scindere, diciamo, isolare i motivatori estrinsechi da quelli estrinsechi. Per questo si è cercato di dare un riadattamento al sistema di incentivi, grazie allo studio proposto, appunto, che adeguasse i giusti incentivi, i motivatori estrinsechi, per gli adeguati livelli di conoscenza. Appunto, è stato dimostrato come behavior-based, che hanno una funzione economica, quindi di alterazione dei costi percepiti e dei benefici attesi alla condivisione da parte di un individuo, pur avendo un effetto di grounding out, quindi minare la condivisione degli intrinsecamente motivati, siano utili per la condivisione di una conoscenza più routinizzata e quindi esplicita. Al contrario, l'outcome based, che hanno sia una funzione
economica, che è una funzione di affermazione delle competenze, sono molto utili per la, sono dimostrate utili per la condivisione di conoscenza più profonda. La seconda soluzione invece è l'inclusione praticamente del sistema, nel sistema sempre di incentivi, a quelli di carattere negativo. Bisogna dire che all'interno dell'organizzazione vi è un'asimmetria informativa sul trattenimento di conoscenza, in quanto l'organizzazione non può predire chi detiene quale tipo di conoscenza. Questo comporta che appunto sia impossibile implementare all'interno di un'organizzazione un sistema di sanzionamento alla non cooperazione, quindi alla non attuazione del desiderato comportamento da parte di un individuo. Questo si traduce poi nel framework di Cabrera in una promozione delle communities of practice, delle communities appunto dove l'individuo condivida conoscenze e informazioni motivato da incentivi positivi. Tuttavia, partendo da dei presupposti, dei teorici motivazionali, l'individuo è contrapposto da due sistemi di autoregolamentazione. Il primo appunto un sistema di attivazione, cioè il cercare di raggiungere l'incentivo, e l'altro un sistema di inibizione, cioè il cercare di eludere l'incentivo di carattere negativo. Su questo presupposto appunto riporto lo studio qui seguente, dove appunto viene dimostrato come gli incentivi, gli incentivi relazionali negativi siano positivi per la condivisione di conoscenza. E in questo caso l'incentivo relazionale negativo portato è la peer pressure, dove appunto questo comporta l'individuo a inibire il proprio comportamento che andrebbe a condizionare il proprio benessere all'interno dell'organizzazione. Questo è molto utile perché può abbattere l'asimmetria formativa prima citata dell'azienda, instaurando un sistema di sanzionamento non artificiale, ma comunque utile all'obiettivo desiderato, quello di motivare la condivisione. La terza e ultima soluzione è appunto motivare i partecipanti sempre alla condivisione di conoscenza, però in base ai diversi livelli di conoscenza posseduta. Questo cosa vuol dire? Cioè, lungo tutte le lavorate è stato tenuto il presupposto di dilemma sociale, secondo cui appunto che ammette che ogni individuo operi su una propria funzione di payoff, dovuta dal proprio costo percepito e dai benefici attesi alla propria condivisione. Nel fermo di Cabrera, appunto, è stato cercato di aumentare l'efficacia delle contribuzioni per soppesare tali costi, però non è stato riconosciuto i diversi livelli di conoscenza trattenuti dall'individuo. Infatti è dimostrato in Moser del 2017 come gli esperti, per la criticità e la qualità delle proprie contribuzioni potenziali al bene comune della conoscenza, operino su una funzione di payoff traslata a un livello maggiore rispetto alla media dei dipendenti. Quindi questo altera anche i costi percepiti e benefici attesi e quindi anche le intenzioni alla cooperazione. Da questo studio appunto portare alla luce quali feedback potrebbero essere utili per motivare gli dipendenti riconosciuti come esperti, quindi per le loro qualità delle, e criticità delle contribuzioni potenziali all'interno dell'organizzazione. È svolto su due studi, dove il primo è una simulazione di gruppo tra studenti, mentre il secondo è sempre un esperimento all'interno di una condivisione di conoscenza in un database digitale, e entrambi gli studi mostrano come i rendimenti indiretti aumentano la condivisione da parte degli esperti, cioè quando all'interno del gruppo è identificabile la contribuzione fatta dall'esperto, questo è più motivato e cioè contribuisce in maniera maggiore. Al contrario, invece, quando il feedback è di gruppo, questo contribuisce significativamente meno al bene comune. Un'altra soluzione appunto che si trova è che non solo quando il feedback fosse individuale, ma anche quando è pubblico, questo permette di motivare maggiormente la contribuzione da parte degli esperti. Questo perché non solo è un riconoscimento del guadagno di status, ma anche un riconoscimento della collettività sulla reputazione e un ulteriore guadagno di status sui dipendenti esperti. Dalle critiche, dai nuovi punti di vista
su questo framework ho cercato di ristrutturare il sistema di incentivazione in modo tale da integrare i motivatori estrinseci, quindi gli incentivi estrinseci, agli adeguati livelli di conoscenza che si vuole condividere. Un'alterazione del programma di guadagno e condivisione in modo tale da riconoscere l'importanza anche degli incentivi di carattere relazionale, di carattere negativo, e infine la terza soluzione, appunto, un diverso modalità di motivare gli individui che detengono differenti status di conoscenza, quindi status riconosciuti dall'azienda, dall'organizzazione. E questa è la conclusione. Grazie mille, grazie anche a te. Si può interrompere la condivisione dello schermo, così ci vediamo sì. Tutti meglio. Però io mi ricollego proprio a questo tuo, visto che le domande sono tante, a questo tuo accenno finale, perché soprattutto in quanto riguarda la terza soluzione, mi sembra di aver capito che sono differenti anche le modalità di recepimento dei feedback, quindi di reazione dei feedback, se da parte di esperti o di non esperti, insomma, no? Quindi cioè ricevono più feedback differenti. Quindi cosa suggeriresti, o meglio, condividi questo e come allora affrontare la definizione, il setting dei feedback stessi? Nello studio ovviamente è stato riportato sia i feedback che sono positivi per la motivazione degli individui che trattengono conoscenza critica, sia i feedback utili per i meno esperti, come diceva lei, no? Quindi chi è un novizio, viene chiamato nello studio. E hanno mostrato praticamente un modello diametralmente opposto. Infatti sembrano che di essere quasi riluttanti, cioè è mostrato come sono riluttanti a esporsi come contributori quando sapevano che ci fosse all'interno del gruppo degli esperti, appunto. E tuttavia però è dimostrato come le contribuzioni fossero maggiori da parte dei novizi quando il feedback fosse di gruppo, ok? Come se l'individuazione, che prima era fondamentale per le contribuzioni degli esperti, questa volta fosse maggior motivante il feedback di gruppo, in cui praticamente da parte dei novizi non vi è alcuna esposizione individuale e dove posso mantenere un'immagine positiva di se stessi. Poi una cosa interessante magari è anche che nel secondo esperimento che è stato mostrato è su un database quindi elettronico, ok? E la condivisione di conoscenza avviene spersonalizzata in pratica. E questo ha portato a che i novizi fossero, quindi i meno esperti, fossero maggiormente motivati alla condivisione. Questo può essere interessante, insomma, anche a livello dei giorni di oggi per la condivisione di conoscenza tramite a remoto, come avviene più adesso. Quindi vedrai ora il tuo inserimento nel mondo del lavoro, se è veramente così, se riceverai in maniera differente i feedback, esatto. Riceverai i feedback di gruppo. Ok, per me è a posto. Ci sono altre domande dalla commissione? Ok, quindi passerei a Bindoggi Silvia. Grazie infinite. Grazie a lei. Chiedo a Silvia se può leggere la solita dichiarazione iniziale e poi avviare la sua presentazione, ovvero dopo una mia introduzione iniziale. Prego. Sì. La sottoscritta, Bindoggi Silvia, matricola 084229, iscritta al corso di laurea magistrale in Management and Governance, visto il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461-2020, protocollo numero 5253-3 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale della proclamazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, in caso di dichiarazione mendace, di formazione o uso di atti falsi, dichiara di accettare lo svolgimento della prova finale in modalità telematica, che durante lo svolgimento della prova medesima non utilizzerà nessuno strumento di ausilio, che nel locale in cui si trova non sono presenti persone di supporto. Paganico, 14 aprile 2021.
Ok. Maria Pia, il microfono. Posso? Sei muta. Quando mi ero mutata, scusa. Allora, a questo punto sì, lascio direttamente la parola a te, appunto stavo reintroducendo, ma parti da sintetizzare l'obiettivo della tua ricerca per presentarci quindi subito i tuoi risultati. Buonasera a tutti, in questa sede vi presento la mia tesi dal titolo Integrazione della sostenibilità nel management system delle aziende italiane, nata in collaborazione con l'Osservatorio Italiano DNF. La presentazione è strutturata nel seguente modo, illustrerò il contesto di riferimento, la metodologia utilizzata nell'analisi, i risultati empirici che sono emersi, infine le conclusioni e le implicazioni manageriali. Nel corso degli anni si sono susseguiti tutta una serie di dibattiti circa l'introdurre o meno l'obbligatorietà alla rendicontazione non finanziaria. Inizialmente le imprese rendicontavano sui temi legati all'ambiente e legati alla sostenibilità esclusivamente su base volontaria, realizzando quindi dei report molto personalizzati ed eterogenei tra di loro. La maturazione della consapevolezza che un'informativa di carattere, di carattere ambientale e sociale va a assumere la stessa importanza di quella economico-finanziaria ha spinto in sede europeo, in sede europea all'emanazione della direttiva 95/2014 che ha diciamo, introdotto l'obbligatorietà a tale tipologia di rendicontazione per alcune categorie di imprese e gruppi di grandi dimensioni. Questa direttiva poi è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 254 del 2016, entrato poi in vigore nel 2017, che ha introdotto una serie di requisiti che hanno aumentato la standardizzazione di tale tipologia di rendicontazione. In realtà ha stimolato anche alcune imprese che non sono rientranti nella categoria sottoposti all'obbligo di prendere seriamente in considerazione tale tipologia di rendicontazione. Quello che però noi vediamo dai bilanci di sostenibilità non è nient'altro che la fase finale di un processo, quello quindi di comunicazione e di reporting, ma ha dietro anche tutta una fase di pianificazione strategica, accounting e controllo che presuppongono anch'essi l'integrazione della sostenibilità al loro interno. E l'obiettivo è proprio andare oltre l'aspetto comunicativo e indagare se vi è l'integrazione della sostenibilità in tutte le fasi che compongono il management system. Nell'indagare lo stato dell'arte dell'inclusione della sostenibilità appunto all'interno del management system è stata sviluppata una content analysis sulle DNF delle aziende italiane contenute nel database dell'Osservatorio Italiano DNF su 3 anni di analisi e sono state poi selezionate una serie di variabili che prendendo a riferimento un pool di autori in letteratura si dimostrano essere espressive dell'inclusione della sostenibilità all'interno del management system. Alcune variabili prese in considerazione, ad esempio, sono la presenza del comitato di sostenibilità, la presenza di un sistema di incentivazione legato al raggiungimento degli obiettivi della sostenibilità, la delineazione di target ambientali, sociali, riferiti al breve o a lungo periodo, ed altri ancora. La raccolta dei dati all'interno dell'osservatorio è durata all'incirca 3 mesi e è possibile sintetizzare il seguente lavoro in 3 step. Innanzitutto sono state raccolte le dichiarazioni non finanziarie relative agli anni 2017, 18 e 19, sono stati estratti i dati relativi alle variabili in esame, infine è stata fatta un'analisi e una sintesi di tali variabili all'interno di una serie di istogrammi e tabelle, alcune delle quali poi presenterò in questa sede. Innanzitutto presento le variabili sulle quali al 2019 i risultati non sono pienamente soddisfacenti, quale ad esempio la presenza del piano di sostenibilità e l'integrazione dei temi ESG all'interno del piano industriale. Metà del campione di aziende analizzate non redige né il piano della sostenibilità né va a integrare tali temi all'interno del piano industriale. Inoltre si nota che al 2017 un 48% delle aziende andava a redigere un piano della sostenibilità, percentuale che è scesa di 16 punti negli anni 2018-2019. Questa decrescita può essere letta però in senso positivo, significa che sta maturando in realtà la consapevolezza che le questioni legate alla sostenibilità non devono essere trattate separatamente in un apposito piano, ma devono essere integrate nel core business aziendale,
Infatti si nota, seppur ancora i risultati non sono eccellenti, che sta maturando la consapevolezza appunto di integrare questi temi all'interno dei piani industriali. L'altra variabile presa in analisi sono la presenza di target ambientali e sociali, e si nota che c'è una bassa pianificazione degli obiettivi espressi in termini quantitativi, quindi numerici, sia relativi alle questioni ambientali che sociali, nonostante comunque mostrino nel corso dei 3 anni una crescita entrambi di 23 punti percentuali. Allo stesso tempo si nota che all'interno delle DNF la delineazione congiunta, quindi di entrambi le tipologie di obiettivi ambientali e sociali, risulta però ancora al di sotto di un 50% del campione. Sul sistema di incentivazione, anche qua si nota una crescita graduale, però al 2019 solo un 20% delle aziende prese in analisi utilizza tali sistemi di incentivazione collegati al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Questa è una variabile su cui le aziende italiane hanno ancora molto da lavorare, perché è utile per andare a allineare, diciamo, gli obiettivi legati a tali temi all'intera strategia e più che altro agire e rafforzare sulla cultura aziendale relative a queste tematiche, agendo dal top management ma poi diffondendola in tutto il resto dell'organizzazione. Adesso invece presenterò le variabili sulle quali i risultati già al 2019 risultano soddisfacenti. Per quanto riguarda l'integrazione dei rischi e l'analisi dei rischi ESG all'interno del sistema di gestione, le percentuali risultano ben al di sopra dell'80% per tutti e 3 gli anni, quindi sin dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà della rendicontazione non finanziaria. Sintomo che le aziende sono consapevoli che i rischi relativi alla sostenibilità devono essere considerati come dei veri e propri rischi aziendali, trasversali all'impresa, quindi analizzati, monitorati e studiati in modo tale poi da poterne implementare le azioni di mitigazione degli effetti, e sono consapevoli del fatto che la loro non osservanza potrebbe portare a il tradursi in dei veri e propri rischi economici e finanziari, ad esempio con il danneggiamento della reputazione aziendale. Con il termine stakeholder engagement invece andiamo a intendere il coinvolgimento degli stakeholder, quindi dei vari portatori di interesse dell'organizzazione, nella delineazione delle politiche e delle strategie aziendali. E è diciamo importante per un'organizzazione intrattenere rapporti con i soggetti sia interni che esterni che vi gravitano intorno. Instaurarci quindi un dialogo, saperli ascoltare per poi andare a indirizzare, diciamo, le azioni verso quelle che sono le richieste dei suoi portatori di interesse. E, al 2019 infatti si nota come più del 90% delle aziende, va a menzionare l'utilizzo, diciamo, di attività di stakeholder engagement anche relativamente ai temi della sostenibilità. È stato poi fatto un focus principalmente su 3 tipologie di portatori di interessi: i clienti dipendenti, per i quali per i 3 anni analizzati risulta che il livello di coinvolgimento è ben al di sopra del 90%, e per i fornitori invece risulta essere sopra l'80%. Per quanto riguarda invece le modalità di coinvolgimento, quindi le attività messe in atto per coinvolgere portatori di interesse, ci siamo focalizzati essenzialmente su 2 tipologie di attività: le survey cartacee online e i workshop, siano fatti essi con una categoria di stakeholder o multi-stakeholder. E dal 2017 al 2019 si notano dei cambiamenti. Innanzitutto nel 2017 tendenzialmente erano privilegiate dalla maggioranza, diciamo, delle aziende l'utilizzo esclusivo di survey cartacee online, e più che altro c'era un 35% del campione che non andava a menzionare all'interno della dichiarazione non finanziaria quale attività metteva in campo per coinvolgere i suoi portatori di interesse. Nel 2019 questa percentuale ad esempio è molto scesa, un 19%, e poi è privilegiato l'utilizzo congiunto di survey e workshop. Quindi in conclusione possiamo dire che si ha una parziale integrazione dei temi legati alla sostenibilità all'interno del management system, sintomo che ancora il processo ha uno stadio iniziale, ma che comunque presenta dei margini di miglioramento per il futuro, e già in questi primi 3 anni ci sono stati dei cambiamenti, dei passi in avanti. La maggiore attenzione è posta sulla fase
del reporting e della comunicazione, basti guardare comunque dati relativi al coinvolgimento dei portatori di interesse, mentre per quanto riguarda nelle fasi di pianificazione strategica e del controllo, ancora le percentuali si attestano al di sotto della metà del campione. Quindi la dichiarazione non finanziaria è utilizzata prevalentemente con due finalità: essere compliance alla normativa e essere utilizzata più che altro come uno strumento di interazione con gli stakeholder, di comunicazione. Non è ancora maturata la consapevolezza e la tendenza a utilizzare questo strumento come uno strumento anche di pianificazione e di misurazione. Quindi è auspicabile per il futuro che i manager iniziano un po' a sfruttare sia le finalità interne e esterne che tale tipologia di rendicontazione può offrire, cercando quindi di andare a sviluppare obiettivi, strategie, sistemi di misurazione KPIs relativi alla sostenibilità e integrarli con quelli tradizionali economici finanziari, ad esempio andando ad agire su sistemi di incentivazione legati al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che ancora non sono molto diffusi nel contesto italiano. Allo stesso tempo cercare di sforzarsi a pianificare gli obiettivi relativi alla sostenibilità non tanto in termini descrittivi e qualitativi, ma in termini numerici, quantitativi, perché permette poi un più facile monitoraggio degli stessi. Inoltre, infine, potrebbe essere interessante andare a sviluppare un'analisi similare anche per i paesi del resto d'Europa, perché anch'essi sono interessati alla direttiva 95 del 2014, in modo tale da poter vedere lo stato di avanzamento di tale processo di integrazione, non soltanto a livello italiano, ma europeo. Grazie a tutti per l'attenzione. No, grazie a te e grazie, quasi, potrei dire, anche per la risposta, perché già mentre stavi parlando, puoi interrompere la condivisione così almeno te, mi ero fatta già delle ipotesi, ora gli chiedo quali possono essere i suggerimenti per il futuro. Mi hai subito risposto con l'ultima, con l'ultima slide, quindi insomma passo la parola eventualmente a altre domande, quindi io, avendomi fornito già la risposta al mio quesito. Qualcuno ha domande ulteriori? Ok, allora passiamo. È andata così. Grazie mille. No, complimenti ancora veramente per il dettaglio. Scusa per la rapidità con cui hai dovuto fare quasi la reclame al farmaco. No, grazie a lei. Grazie. Allora passerei al candidato successivo, Herrera Giorgio, in International Accounting and Management, so you have to read your declaration in English, okay? So, good afternoon. So, the undersigned, Giorgio Herrera, matricola number 084289, enrolled in the Corso di Laurea Magistrale in International Accounting and Management, considering the degree number 461-2020, protocol number 52533 of the rector of the University of Siena, dated in March 11th, 2020, which authorized the online procedure for the final exam graduation and public proclamation, being aware that according to the article 76 of the DPR 456 of 2000, false declaration, falsity, and public documents and use of false documents are punished according to the penal code and the current special laws on the subject, declares under his own responsibility to accept to perform his final exam via online procedure, and then they will not take advantage of any external help during the performance of the exam. Siena, April 14th, 2021. Okay, thank you very much. So I give the floor to your supervisor, Sebastiano Cupertino, for a brief presentation of your work. Yeah, thank you, Maria Pia, and just a few words that describing briefly the thesis of Giorgio and his very long and complex work done. Giorgio analyzed 100 sustainability reports issued by the global player in agri-food sector.
using a content analysis approach. He matched a new designed framework that is defined by Santa Clara Lab team and Columbia University SDSN in order to find the emerging and the existing gaps in sustainability reporting, giving also some solution to foster the sustainability reporting activities in agri-food sector, which is a critical cross-cutting sector in terms of sustainability. And we hope that your analysis will shed lights in this contest. And good luck, Giorgio, and please summarize your content work in maximum 10-15 minutes. Thank you. And you can see the presentation because I... Yes. Okay, perfect. Okay, so I'm Giorgio Herrera, and I will show you the results that I obtained with my master thesis about the state of the art of sustainability reporting in the agri-food sector through an analysis of the major global companies. So as you can understand pretty well by the name of this paper, the aim is to assess the state of the art of sustainability reporting in the agri-food sector. So in order to achieve this goal, I limited my research activity to the top 100 largest food companies in the world by market capitalization, focusing on the year 2019-2020 and using the four pillar framework in order to make my manual content analysis of various corporate reports, of course mainly the sustainability reports of the companies belonging to the sample. So in order to better understand the transition to sustainability, it's better to show a short literature background. So as we can see, the first empirical research into environmental and social performance management and reporting started during the 70s and evolved during the 80s. And then since the early 2000s, a growing number of companies have decided to issue sustainability reports in order to better communicate to the public non-financial disclosure, non-financial information. And this process is greatly influenced by the publication of guidance documents or standard guidelines such as GRI, SDGs, and SASB. That can increase the efficacy of the communication by increasing the standardization of the KPIs. However, we have to keep in mind that there is no one-size-fits-all approach, so creative approaches are not only preferable, but are necessary in order to better integrate accounting and reporting. And also, as it was demonstrated by Vitale, Cupertino, and others, the aligning process of different management practices involves a plurality of business aspects to manage, among them, cultural and organizational ones. So that's why I decided to focus my attention on food companies, because of their huge responsibility due to their environmental and social impacts, this is due to their productive activity. So the theoretical framework that gives me the input for my content analysis is the four pillar framework that was created by the Fixing the Business of Food initiatives. And so what I did is I took this framework as it appears here, in the Fixing the Business of Food report 2020, and I adapted it in this way, of course, following my needs for my data collection phase and my analysis phase. So following the structure of this framework, each pillar is divided in a series of topics, and for each topic, the related information, of course, have been collected. So I created a specific data collection chart for each of the 100 companies that I analyzed, collecting information regarding general strategic objectives, targeting the year baselines, results or initiatives in 2020, in 2019, or in the period 2014-2019 for a selection of 13 European companies for an in-depth study, and information regarding the references used, like GRI, SDGs, SASB, and others. Once I completed the data collection phase, I started my analysis phase, distinguishing the companies by macro areas and by sectors, and analyzing the information regarding targets, initiatives, qualitative indicators, and quantitative indicators. As regards the indicators and initiatives, they were then grouped topic by topic in a series of macro families of indicators that were analyzed, and their values were then divided using these usage index ranges, of course, putting in their range. The main indices that I calculated and I use for this analysis are the topic usage index,
the topic coverage index and the indicator family usage that are the indices that I embedded, that I calculated. So apply what I said before, I obtained some global results and some macro trends. As regards the global results, we can see that the second pillar received the most attention, while the fourth pillar and the first pillar regarding beneficial product and strategies are the least covered pillars. Instead, as regards the macro trends, we can see that in the vast majority of the topics, OECD companies tend to perform better than ex-OECD companies. We can see that continental European, Latin America, Asian, ex-Greater China, Japanese, and US companies tend to have a higher global usage indices than companies from Kanzhou and Greater China macro areas. Instead, looking at the sector, we can see that drug and grocery stores and food producer companies tend to perform better than beverage companies, and in turn, soft beverage companies tend to perform better than alcoholic beverage companies. Of course, now I'm not talking about economic or financial performance, I'm talking about the performance in terms of quality and quantity of non-financial information disclosure, so a kind of performance of transparency. As regards global reporting initiatives usage, we can see that in Greater China and Kanzhou companies, Kanzhou is Canada, Australia, New Zealand, and UK, companies are largely under the world average, and it's impossible to see a particular difference in the adoption of the GRI standards by distinguishing by sectors. And it's also interesting to see that GRI standards are more difficult to adapt to the needs related to the topics covered by the first pillar, while as regards the SDGs goals, are slightly more difficult to adapt instead to the pillar 4, which is regarding the anti-corruption topic and the community engagement topic. As regards the choice to use the Sustainability Accounting Standard Board SASB standards, this appears like a largely minority choice compared to the use of GRI standards, because they are just adopted by 15 companies out of 100 companies that I analyzed, and 2/3 of them comes from USA. And it's really interesting to see, I noticed the fact that the vast majority of the companies that use SASB standards declare also to have adopted the GRI standards, so making it possible to hypothesize a kind of supporting function and the complementary relationship between GRI and SASB. So moving to the more in-depth data, starting from the first pillar regarding beneficial products and strategies, I will analyze the topics. As regards the healthy and sustainable product portfolio topic, we can see that the most disclosed macro family of indicators is the economic performance of healthy products or financial investments in healthy products, and we can see a great performance of drug and grocery stores companies in ingredient modification initiatives. Instead, as regards the healthy eating and lifestyle promotion topic, the most disclosed macro family is regarding initiative on the responsible labeling, and there is a low usage in Kanzhou and Greater China companies, but with the exception within the Greater China of Hong Kong that reaches Western standards. And there is a high usage for alcoholic beverages. Of course, it is related to the mandatory law that alcoholic beverages have to the responsible labeling for alcoholic consumption. You know, undernutrition topic, as regards the undernutrition topic, is really the least covered topic of this pillar, and the most disclosed macro family of indicator is regarding the quantity of food donated to food banks, and there is a low usage for beverage companies, and especially for alcoholic beverage companies. So to conclude this pillar, we can see that the majority of the disclosing companies disclose information regarding the number of third-party assessments in the years, and there is a low usage for beverage companies. But unfortunately, there is an overall scarce transparency on hormones and antibiotic usage. So moving to the second pillar, we can see that as regards the air and climate topic, the vast majority of the disclosing companies disclose information regarding greenhouse gas emission footprint or similar indicators, and there is a higher usage of quantity indicators than intensity indicators, and the companies that analyze tend to disclose more Scope 1 and Scope 2 emission indicators than Scope 3 and especially alpha scope indicators, and they tend to use more location-based indicators than market-based indicators. Moving to the natural and biodiversity topic, we can see that this is one of the least covered topics of this pillar, and it represents a kind of exception to macro trends, because this is the only topic that analyzes where non-OECD companies outperform OECD companies. But unfortunately, there is a general scarcity of information and lack of attention regarding this topic.
As regards sustainable food production and sourcing topic, we can see that the majority of the disclosing company consumption, and there is a low disclosure of pesticides and fertilizers indicators, but there is the interesting information regarding an higher usage of solar and biogas indicators than biomass and wind energy indicators. So it's interesting for the renewable choices of the food companies. As regards the secure and sustainable water supply for human use and ecosystem topics, we can see the majority of the disclosing companies disclose information regarding the water footprint intensity. And there is a high usage for beverage companies, of course, and there is, unfortunately, a scarce transparency for food producers regarding water saving initiatives that are pretty important for them. As regards waste topic, we can see that the most disclosed macro family of indicators is regarding the recycling rate, and there is a higher usage of recycling rate indicators by beverage companies, and there is a scarce transparency of hazardous waste and waste intensity indicators, and this is worldwide. As regards animal welfare topic, it is the least covered topic of this pillar, and there is a lower usage by beverage companies, and especially alcoholic beverage companies. Of course, they usually never use animal products. Of course, beverage companies, yes, but alcoholic beverage companies, no. And there is a low disclosure of index for risk of local epidemic outbreaks, like, for example, animal cannibalism indicators or veterinary controls indicators. And this is really a pretty bad information considering the actual situation of the COVID-19. As regards the diversity and inclusion practices topic, we can see that the most disclosed macro family of indicators is regarding the gender breakdown of management and leadership roles, and there is a low usage in China. And also here we can see the positive exception represented by Hong Kong-based companies, and there is a low transparency on gender pay gap. There is an overall low transparency on maternity and paternity support initiatives, and there is a low transparency, and this is pretty interesting, on disability inclusion in US and EU companies. As regards moving to the management system oriented towards sustainability issues topic, we can see that the 80% of the companies that analyze declare to have inside of the company a sustainability committee, and there is a low usage of compensation policies related to ESG objectives. We can see that the majority of the companies measure the financial relevance of materiality, and unfortunately, no companies, of course, of my sample, claims to use ESG criteria for investing lending decisions. This is quite bad. As regards labor rights and decent work topic, moving to the third pillar, we can see that that there is an high usage of occupational incident rate and total incident rate indicators by Latin American companies that are quite performing, and this is quite interesting regarding this topic. And there is an overall scarce transparency regarding child labor prevention, regarding hours worked, and also regarding the union representation rights of the employees around the world. As regards the decent standard of living for smallholder farmer topic, we can see that companies prefer to supporting farmer financially instead of material support, and there is a scarce disclosing of fair trade info and local procurement expenditure. So also for this topic, there is a low global topic transparency. So moving to the last pillar, as regards the community engagement topic, we can see that the most disclosed macro family of indicators is regarding the educational prevention initiatives. And also here we can notice that companies prefer cash donation or financial donation to the in-kind donation, that is material donation. But the philanthropic initiatives are extremely varied, and so it's a really heterogeneous topic. As regards anti-corruption topic, we can see that the most disclosed macro family of indicators with the 35% of global usage index is regarding indicators or initiatives regarding ethics helpline or open door policy or whistleblowing programs. And we can see a similar usage across sectors, and all but only a few companies disclose information regarding partners, assessments for potential compliance risks. And also for this topic, there is a low global topic transparency. So to conclude my presentation, I can affirm that there is a partially positive global overview of the current situation, but
the agri-food sector transitions towards sustainability is not yet completed, and there is the need for a greater intervention of the national legislator to handle some issues that are food safety topics, as regards the first pillar, and as regards the other pillar, a natural and biodiversity topic and waste topic, as regards the third pillar, pretty all the more or less all the pillar, labor rights and decent work topic and decent standard of living for smallholder farmers topic, and regards the last pillar, the anti-corruption topic. Instead, as for the standard guidelines usage, we can see an higher use of GRI standards and SDG standards connected to UN 2030 agenda than SASB standards. And we can also see that it is evident the marginality in the usage of sustainability accounting standard board standards. It is probably relegated to a supporting function that is complementary to the GRI standards. And to conclude, I can also affirm that the four-pillar framework has proved to be a useful and valid tool for the analysis that I performed. So this was the end of my presentation. Thank you for your attention. Thank you, Phil. So if you stop to sharing the screen, and I ask to Sebastiano Cupertino if... Yes, thank you. Just a brief consideration, no? A smart consideration. In the light of your results, no, we could learn that in the agri-food sector, at the global level, it still persists, no, the heterogeneity in sustainability reporting, activities and documents, fragmented information, maybe an exit strategy, about which you highlighted in your analysis, is the standard, no? In order to foster the standardization of this information, of financial information. In your opinion, we need to create a new framework of standards basing on the four-pillar framework approach, or we could move merging something existing, no, that we could use, no, between SASB, GRI approach. Maybe the normative pressure could help us in Europe or around the world to bust the standardization and the readability of sustainability reports in agri-food and the other sector, of course. Okay, so more or less now there is a macro tendency around the world that is to a kind of convergence between the standard guidelines like the GRI and SASB and others that are autonomously adopted by the companies. And also there is a convergence with these standards with the action of the policymaker, of the most sensitive, of the most ecological and eco-friendly policymaker, like, to make an example, the European Union. And we can see this with the directive 95 or 2014 EU, but we can also see now, more recently, with the approval and with the issue of the next generation EU, in order to contrast the negative effects of the COVID pandemic situation there is now. But also looking at the Italian situation, for example, now with the decision of the new government to create a ministero for the Ministero della Transizione Ecologica, I think in English is the Ministry for the Ecological Transition. So we can understand and that there is this kind of macro tendency worldwide. And we can also see this also by looking at the market, taking the example of the SDGs. Every day there is an increasing usage of SDG standards for the investing decisions of the biggest, most famous and largest investors in the world. So this is a trend that has already started, it is moving. So I think this is the
kind of... So, in general, you think that the institutional, the market pressure could incentivize, you know, the awareness of companies in restructuring their sustainability reports in order to enhance the transparency, the corporate transparency on the all dimension of sustainability. Okay, we will take in account your opinions. Yeah. Thank you, Giorgio. Thank you. Some more questions, Professor Grossi or others? Okay. So I give the floor, passo la parola alla candidata. Thank you very much. Thank you, Giorgio. So, Greci Legna, la candidata Greci Legna, se può attivare il microfono e leggere la dichiarazione, così passiamo alla sua presentazione. La sottoscritta è Legna Greci, matricola numero 085067, iscritta al corso di laurea magistrale in Management e Governance, visto il decreto del direttore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461-2020, protocollo numero 52533 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale e della proclamazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 455, in caso di dichiarazioni mendaci e di informazioni o uso di atti falsi, dichiara di accettare lo svolgimento della prova finale in modalità telematica, che durante lo svolgimento della prova medesima non utilizzerà nessuno strumento di ausilio, che nel locale in cui si trova non sono presenti persone di supporto. Bolivia Ernica, 14 aprile 2020. Grazie infinite, grazie. Puoi condividere lo schermo, la tua tesi, appunto io sono relatore, correlatore la dottoressa Bellucci Silvia, che avevo visto si è collegata, forse è caduta, non la vedo più. Ci sono. Ah, ecco, perché fra tutti i partecipanti mi risultava nell'altro legno. Buongiorno. Quindi... appunto perché ha seguito il caso operativo, cioè o empirico che hai potuto analizzare sul tema del lead management, però lasciate la parola per illustrare l'obiettivo generale e poi andare nello specifico a spiegarci, illustrarci le maggiori, le principali evidenze sorte dal caso di studio. Grazie. Grazie professoressa. Sì, buon pomeriggio a tutti. Nel mio lavoro di tesi ho avuto modo di approfondire come il lean management, sorto principalmente nel contesto delle esigenze di grandi e medie aziende di produzione, ha presto guadagnato terreno oltre il suo ambito originario. L'osservazione di diverse esperienze rende infatti possibile affermare che i principi su cui si basa tale metodologia possono essere introdotti anche nelle organizzazioni orientate ai servizi, comprese le organizzazioni che forniscono servizi sanitari. A livello globale, il lean thinking, nato per rendere operativo ed aggiornare costantemente il sistema di produzione seguito dall'azienda giapponese Toyota, è riconosciuto come il miglior sistema innovativo di miglioramento e gestione attualmente in circolazione. Più nello specifico, la produzione snella rappresenta appunto un insieme di metodi, principi e tecniche appositamente pensati per la gestione dei processi operativi e che ha come obiettivo quello di incrementare il valore percepito al cliente finale ed al contempo di ottenere una drastica riduzione degli sprechi. Spreco o muda, in particolare, può essere considerato tutto ciò che è in grado di consumare risorse sia in termini di costo che di tempo, senza d'altro canto fornire alcun valore per il cliente. In poche parole, lo scopo della produzione snella può essere riassunto nel concetto fare sempre di più con sempre di meno, laddove il termine meno deve essere interpretato nel senso di meno spazio, meno tempo, meno materiali, meno sforzo, eccetera. Il relativo approccio metodologico si fonda poi su due elementi fondamentali che sono rappresentati da il saper fare le cose in maniera corretta, sperimentando e predisponendo progetti ad hoc che si adattino alle specifiche caratteristiche delle aziende e la capacità di far crescere i soggetti che operano nell'azienda attraverso lo sviluppo di una nuova cultura aziendale che sia in grado di coinvolgere e dare attenzione a tutte le persone chiamate a partecipare ai processi di cambiamento.
Le aziende sanitarie, come ben sappiamo, sono delle organizzazioni che possiamo definire complesse, soprattutto all'interno del settore pubblico, prevalenti nel sistema sanitario italiano, si presentano come delle organizzazioni di grandi dimensioni e con una complessità sistemica molto alta. Le tradizionali problematiche delle strutture mediche pubbliche che funzionano con risorse finanziarie limitate e l'aumento della domanda di servizio hanno imposto di ricercare dei metodi per aumentare l'efficacia delle loro operazioni. Allo stesso tempo diciamo che i pazienti sono divenuti progressivamente più consapevoli e anche la loro soddisfazione dal trattamento è divenuto un problema sempre più in primo piano. A loro volta le istituzioni sanitarie pubbliche hanno meno libertà di differenziare i servizi forniti rispetto alle entità non pubbliche e sono state spesso caratterizzate in passato da alti costi del loro funzionamento, fenomeni di spreco di risorse compreso il tempo e da rigidità del processo decisionale. Gli ospedali pubblici molto spesso devono garantire al loro interno livelli di prestazioni su differenti patologie e quindi predisporre reparti organizzati all'interno dei quali il personale impiegato deve raggiungere dei livelli minimi in termini di numeri per garantire lo svolgimento di determinate mansioni di base. A questi poi si aggiungono appunto il personale che viene utilizzato in situazioni di emergenza, il personale che ha competenze prettamente tecniche e un numero variabile di risorse che sono appunto impiegate a seconda dei momenti, delle circostanze e delle competenze che possiedono. Da qui la necessità di indirizzare una determinata struttura organizzativa verso degli obiettivi chiari e razionali per massimizzare le prestazioni di ogni singola risorsa umana. Appare poi chiaro che la gran parte dell'attività di un'azienda sanitaria non è standardizzabile e di conseguenza risulti decisivo per la stessa riuscire ad attuare dei processi di knowledge management che appunto le consentino di stabilire questa propria capacità nell'eseguire attività non standardizzate. Un ruolo importante sicuramente è stato svolto anche dai mutamenti nei sistemi di comunicazione. In effetti proprio i mutamenti intervenuti soprattutto in campo tecnologico e comunicativo ormai da 10 anni a questa parte hanno spalancato la strada ad un nuovo tipo di erogazione del servizio sanitario, una migliore comunicazione con gli utenti delle strutture sanitarie, pazienti e non. In risposta a questo fenomeno, molte organizzazioni sono appunto rivolte ad approcci di miglioramento industriale e tra di essi sicuramente il metodo di miglioramento appunto prominente è stato considerato il sistema di gestione Lean. In ottica Lean, per produrre un cambiamento culturale è necessario prendere in considerazione tra le altre cose la qualità incentrata sul paziente, deve essere interamente focalizzata sui bisogni del paziente e della sua famiglia, concentrarsi sul miglioramento dei processi, identificando infatti le esigenze del paziente, i processi possono essere gestiti meglio in virtù di ciò che la popolazione degli utenti richiede. Poiché i processi sono gestiti da più di una persona, è importante appunto che il team sia impegnato in ogni istante del processo stesso per appunto monitorare meglio la situazione. Poi stabilire sicuramente un miglioramento continuo come obiettivo costante, quindi stabilire obiettivi a breve, medio e lungo termine in modo costante e continuo per rivedere sempre la proattività degli utenti interni e stabilire metodi di misurazione come indicatori. Infine, il riconoscimento dei successi da consolidare, bisogna infatti incoraggiare, evidenziare quando un'attività viene eseguita con successo, far conoscere e distinguere chi l'ha eseguita. L'attuale pandemia sicuramente ha mostrato come a livello organizzativo il sistema sanitario reagisce in modo diverso da regione a regione, con divari importanti in termini di efficienza e di efficacia degli interventi. Con questo si vuole affermare che l'adozione di logiche orientate al miglioramento continuo non sono univocamente adottate, sono demandate alla gestione della singola struttura. La logica della focalizzazione sul paziente e dell'efficientamento delle strutture sanitarie può essere attuata solamente se fortemente voluta all'interno di ogni singola azienda sanitaria. In particolare, giungere a realizzare un approccio Lean dovrebbe essere visto come un processo di arrivo che parta dalla precisa razionalizzazione dei costi nella fase iniziale per incrementare l'efficienza e si avvii progressivamente ad ottimizzare le prestazioni in modo costante. L'azienda USL Toscana Sud-Est si è recentemente costituita nel 2016 con un processo di fusione che ha riunito 3 aziende territoriali, che sono divenute un'unica azienda di 11.000 dipendenti e con un bacino di utenza di 843.000 persone. È un'azienda molto grande, dalla cartina rappresenta quasi metà della regione toscana, una regione che ha degli indici di dotazione infrastrutturale abbastanza complessi, soprattutto dal punto di vista delle strade e dei collegamenti ferroviari. E questo è un potere da tenere sempre presente durante l'attività sanitaria, proprio perché parliamo di un'azienda territoriale che a differenza dell'azienda ospedaliera concentra la sua attività di prevenzione, cura e riabilitazione non solo negli ospedali ma anche a livello territoriale. L'organizzazione dipartimentale rappresenta il modello ordinario di gestione operativa delle attività.
Le malattie croniche sono gestite secondo un modello internazionale che si chiama Population Health Management, che in pratica è un modello di team multiprofessionale che cerca di superare la frammentazione della risposta sanitaria e sociosanitaria garantendo piani di cura personalizzati. Le 5 direzioni strategiche per lo sviluppo dei servizi sanitari integrati per l'azienda riguardano sicuramente il fatto di coinvolgere e responsabilizzare gli assistiti, ma anche rafforzare la governance distrettuale, inoltre riorientare il modello di cura e il coordinamento dei servizi, adottare ed estendere la proattività e quindi l'equità delle cure e creare un ambiente professionale favorevole allo sviluppo di una cultura organizzativa improntata alla condivisione. Sin dalla sua nascita nel 2016, la USL Toscana Sud-Est ha messo in atto un processo di aggiornamento dei suoi modelli di organizzazione, adottando su scala ampia un approccio ispirato al lean management. Inizialmente l'approccio del gruppo ai progetti di miglioramento è un approccio bottom-up, consapevoli che la chiave per raggiungere dei risultati utili è l'esame minuzioso di tutte le attività assieme a chi preside la propria attività lungo la linea di produzione, dove risiede il flusso del valore. Dal 2018, con la delibera del direttore generale e la costituzione nel gruppo Lean, innovazione e ricerca aziendale, i progetti di miglioramento sono stati proposti anche dalla direzione aziendale. Un concetto fondamentale per l'azienda è sicuramente monozucuri attraverso itozucuri, cioè fare bene le cose attraverso la crescita delle persone. Infatti, una delle grandi intuizioni del top management aziendale è stata proprio l'idea che molti metodi pensati soltanto da chi sta dietro una scrivania possono risultare inefficaci perché si concentrano solo su cose che poi risultano sbagliate magari o non significative ai fini del miglioramento del processo. È necessario invece sentire cosa da dire chi all'interno del processo si sporca le mani nel portare a termine la fase di cui è referente e responsabile. Quello che ha caratterizzato l'azienda negli ultimi anni è il fatto che tutti i progetti di miglioramento sono stati intrapresi da team multidisciplinari che vedono coinvolti quindi tutti i professionisti nel miglioramento del processo. Inoltre, per favorire la partecipazione di squadra è stato anche importante incentivare percorsi formativi interni in modo da trasferire i Lean Tools nelle logiche di controllo e governo dell'organizzazione sanitaria, in modo da rendere tutti i professionisti consapevoli del valore della propria attività, ma anche di quella generale dell'organizzazione, riducendo quindi spontaneamente ciò che non partecipa alla produzione dello stesso. Il processo di reingegnerizzazione vede coinvolte quindi le fasi e le attività che sono ridefinite e analizzate con la logica Lean secondo questa modalità. Definire le macrolinee di attività, rivisitare i processi portanti ospedalieri e territoriali per analizzare il flusso del valore, identificare, rimuovere i muda, analizzare i costi buoni ed i costi inutili, identificare i colli di bottiglia per ogni fase del processo. Gli sforzi quindi in pratica hanno riguardato il fatto di identificare il valore per il cliente, creare e far scorrere il flusso soprattutto senza strozzature o colli di bottiglia. Il passaggio da un modello per lotti e code ad un modello di produzione a flusso è stato un momento importante anche per l'operatore. Fare in modo che il flusso si dirada al cliente, il famoso paradigma pull, quindi lavorando in modo sincronizzato rispetto al bisogno manifestato e perseguire l'eccellenza, cioè si deve instaurare e diffondere in tutta l'azienda il processo di miglioramento continuo in modo appunto da raggiungere la perfezione in tutti i processi operativi. La 3 rappresenta il cavallo di battaglia dell'azienda, aiuta nel seguire alcune fasi logiche, soprattutto la famosa fase sinistra che è quella dell'analisi. Diciamo che l'obiettivo è stato quello di vedere il problema come fonte di apprendimento e di mettere tutti nella condizione di pensare che non avere problemi è un problema. Incorporare gli A3 nelle attività ha aiutato non solo a risolvere dei problemi, ma anche a identificarne di nuovi. Tra i progetti implementati dall'azienda che ho avuto modo di analizzare, Tempo di Tamponi è il progetto premiato a Lineal Care Award 2020 per i maggiori risultati raggiunti. Il progetto appunto nasce dalle criticità emerse nel mese di marzo-aprile 2020 nella gestione dei focolai Covid nell'RSA della provincia di Arezzo. L'elevato numero di tamponi richiesto, non condensato appunto in un arco temporale ristretto e non supportato da un'adeguata capacità di processazione del laboratorio di riferimento di Arezzo, ha provocato appunto un ritardo nella evidenziazione di ospiti operatori positivi asintomatici e quindi ha influenzato negativamente l'andamento dei focolai. Il piano di implementazione ha visto quindi sicuramente la nascita della rete informatica a supporto di questo processo, dall'accettazione dei tamponi al collegamento informatico al laboratorio sino al ritorno del referto in modalità informatica. La stesura di una procedura aziendale relativa alle misure di contenimento dei contagi da Covid nell'RSA, prevedendo dei percorsi appunto differenziati per ospiti ed operatori, ma anche appunto l'adeguamento della disponibilità di reattivi e tamponi, la strumentazione adeguata al fabbisogno reale,
Inoltre, la modifica dei protocolli diagnostici per aumentare la produttività del laboratorio e l'adeguamento del personale infermieristico, tecnico di laboratorio ed amministrativo. Tra i risultati raggiunti ad ottobre 2020, grazie sicuramente al lavoro congiunto di tutti gli attori coinvolti in questo progetto, vi è stata appunto la tracciabilità del campione con informatizzazione del processo, la previsione di controlli per ospiti ed operatori nell'RSA a cadenza quindicinale e mensile per monitorare appunto lo sviluppo di nuovi focolai, inoltre la creazione di percorsi diagnostici per ospiti e per priorità di urgenza e sicuramente l'aumento della produttività del laboratorio, passando da 450 tamponi al giorno a 1000, grazie alla strumentazione adeguata, l'approvvigionamento dei reagenti in modo costante e l'incremento del personale tecnico di laboratorio dedicato. Il tempo medio di processazione di tamponi è passato appunto dall'arrivo in laboratorio alla produzione del referto da 36 ore a 17, portando il lead time medio di processo da 72 ore ad un valore inferiore o uguale a 24 ore. Vorrei concludere la mia presentazione evidenziando il fatto che la metodologia Lean è sì una crescita costante e un miglioramento a piccoli passi cercando di coinvolgere il maggior numero possibile di persone, renderle contente ed entusiaste di lavorare e soprattutto di non vedere l'organizzazione come una cosa calata dall'alto. Occorre superare le resistenze culturali perché per migliorare un processo bisogna innanzitutto ammettere che ci sono delle criticità e delle aree di miglioramenti, che qualsiasi cosa può essere migliorata. Va abbandonato l'approccio gerarchico e inoltre bisogna sempre pensare in modo multidisciplinare. Tuttavia ci sono comunque delle criticità da considerare. Il fatto che tali progetti non sono immediati, ma derivano comunque da un'accurata gestione del processo, è importante puntare molto sulla formazione del personale. Ciò che sicuramente ha premiato tra le altre cose la USL su destra sta proprio la forte formazione del personale. Ed infine è fondamentale che ci sia sempre una sponsorship da top management. Grazie per l'attenzione. Grazie a te, assolutamente. E quindi hai chiamato in causa direttamente l'azienda Studentes, quindi lascio la parola che mi cambia sempre lo schermo, ecco, a Silvia Bellucci. Sono qua. E, devo dire, mi complimento veramente con la dottoressa Greci perché ha fatto un gran lavoro e è stata anche molto paziente, perché nelle aziende sanitarie anche soltanto a volte capire il linguaggio, entrare nelle dinamiche di produzione, non è facilissimo, e devo dire che lei ci si è dedicata con passione. Infatti è veramente affascinante vedere adesso, no, il lavoro finito e come ha recepito effettivamente quelli che sono stati i nostri intenti durante la costruzione dei percorsi e durante l'implementazione della linea. A questo punto approfitto della formazione, dell'entusiasmo e della passione della dottoressa Greci per chiedere un consiglio, cioè che cosa secondo lei potrebbe essere proposto, cosa consiglierebbe alla nostra azienda per continuare ad implementare questo percorso, per migliorarlo, e soprattutto quali potrebbero essere degli interventi futuri da fare a breve termine. Ma sicuramente quello di sicuramente continuare l'attività formativa affiancando docenti comunque all'interno dei team aziendali, perché credo che la leva fondamentale su cui puntare per il miglioramento è in primis la formazione. So che l'azienda sta per attivare inoltre un progetto di formazione del top management, però secondo me un aspetto su cui puntare è invece la formazione Lean proprio in università, di modo che ad esempio i futuri medici, i futuri infermieri eccetera avranno già delle competenze di base entrando nel mondo del lavoro. Mi viene da pensare che ad esempio le professioni sanitarie forse al termine del loro percorso universitario acquisiscono comunque già delle competenze più manageriali, per i medici invece è molto più difficile. Immaginiamo, non so, un direttore di dipartimento che sarà sicuramente un eccellente medico, ha delle ottime competenze ma non è un manager, cioè in sanità, in un'azienda sanitaria chi ha un ruolo di comando è un tecnico. E mi vorrei ricollegare anche, non so, alla situazione di emergenza che stiamo vivendo tuttora. Io credo che
un approccio più manageriale, oltre che sanitario, avrebbe sicuramente aiutato a gestire meglio questa situazione di emergenza. Cioè, non dico che la metodologia Lean avrebbe risolto nel minore dei tempi o comunque alla perfezione questa situazione che purtroppo stiamo tuttora vivendo, però credo che avrebbe aiutato comunque a gestirla meglio. Quindi sì, il consiglio che ho da dare alle aziende è sicuramente quello di continuare la formazione, cercando di comunque coinvolgere, responsabilizzare e condividere questa metodologia con più persone possibili. Grazie, complimenti ancora. Grazie. Grazie mille veramente. E ci sono altre domande da parte della Commissione? Altrimenti passerei la parola a Bagnacci, che ha già iniziato da 10 minuti a mangiarsi la penna. Quindi così almeno... Scusami, scusa, avevo una domanda. Ho alzato la mano. Ah, scusa, non l'ho vista. No, tranquilla. Ho sentito soltanto cose positive, Greci, di questa Lean Production, però lei ha esordito con la prima slide che bisogna ridurre le risorse in sanità. A me sembra un pochino antitetico con quello che vediamo ora, perché sicuramente ci sarebbe bisogno di più risorse in sanità, viste anche le difficoltà, no? Non le sembra questa Lean Production un po' una nuova ricetta tipo New Public Management, che parlava di efficienza, efficacia, orientamento al cliente? Non le sembra una nuova moda? No, secondo me più che insomma una moda è davvero una metodologia che sì, punta a ridurre materiali, a ridurre comunque i costi, gli sprechi, ma più che altro punta ad insegnare come gestire meglio tutte le risorse che un'azienda ha. Infatti proprio il concetto che secondo me ho presentato anche nella mia presentazione, fare sempre di più con sempre di meno. Quindi secondo me sì, anche in sanità capisco che soprattutto durante questo periodo c'è bisogno di più risorse, però quello che manca è secondo me appunto la formazione che dovrebbe avere anche tutto il personale coinvolto come in un'azienda sanitaria. Quindi manca l'approccio manageriale all'azienda sanitaria. E con questa mia tesi diciamo che ho cercato di diffondere questo messaggio a più aziende possibili, insomma, affinché questa metodologia comunque venga utilizzata in più aziende possibili, ecco, soprattutto durante i periodi di emergenza come quello che stiamo vivendo tuttora. Dunque, la dottoressa, anche io mi unisco ai complimenti alla dottoressa Greci, che ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. Non ha sicuramente bisogno del mio supporto, anche perché lo ha già fatto benissimo, ha risposto benissimo alla domanda del professor Grossi. Aggiungo solo una nota, portando una mia piccola testimonianza personale. In uno dei primi progetti iniziati ormai quasi una decina d'anni fa, di applicazione del Lean Management nell'ambito della sanità toscana, scoprimmo che un solo magazzino, uno dei 6 magazzini di un ospedale della USL Centro di Firenze, sprecava 150.000 euro all'anno di materiale che scadeva. Siccome arrivava in grandi container, gli ordini non erano bilanciati rispetto alla domanda, quindi era un'applicazione, diciamo noi in termini tecnici, push e non pull, le quantità arrivavano disallineate rispetto ai bisogni, quindi c'erano sempre dei prodotti o dei supporti che erano in quantità troppo piccola e dovevano essere richiesti continuamente, e altri arrivavano in quantità troppo grande. Tant'è che poi questi lotti, che hanno tutti una data di scadenza, superavano, il consumo era più basso e quindi finivano per scadere questi lotti e dovevano essere distrutti, perché ovviamente non c'è possibilità, anche cose banali tipo i guanti piuttosto che cerotti, piuttosto che materiale di uso comune infermieristico. Quei 150.000 euro, che erano una goccia in un mare, potrebbero essere utilizzati
in tutte le organizzazioni, non soltanto quelle della sanità e solo quelle pubbliche, per dare valore ai pazienti in questo caso. Quindi aumentare il livello dell'assistenza con più personale qualificato, avere attrezzature più numerose e più efficienti. Il problema è l'allocazione delle risorse e il grande pericolo di iniettare nuove risorse in un ambiente che non è abituato all'efficienza comporta, ma questo vi posso garantire non solo nella sanità, un innalzamento dell'inefficienza e dello spreco e non un abbassamento. Esatto, la penso esattamente così. Grazie mille a tutti. Grazie. E grazie Ilenia. A questo punto passo direttamente a Bagnacci, appunto, perché ancora continua. Non so, Giuseppe, è posto per te? Giuseppe, il professor Grossi. Maria Pia, perfetto. Perfetto, grazie. Ho una doppia risposta, quindi. Allora, Pietro, se puoi leggere la dichiarazione iniziale. Yes, sure. The undersigned Pietro Bagnacci, matricola number 087467, enrolled in the corso di laurea magistrale in International Accounting and Management, considered in the decree number 461-2020, protocol number 52533, of the Rector of the University of Siena, date March 11th, 2020, which authorizes the online procedure of the final for the final exam, graduation, and public proclamation, being aware that, according to the Article 76 of the DPR 445-2000, false declarations, falsity in public documents, and use of false documents are punished according to the penal code and to the current special law on the subject, declares under his own responsibility to accept to perform his final exam via online procedure, that he will not take advantage of any external help during the performance of the exam. Siena, April 14, 2021. Okay, sorry for introducing you in Italian, but you're a student of International Accounting and Management. So I give the floor to Sebastiano Cupertino, that is your supervisor. Okay, thank you, Maria Pia. Just a few words. Pietro developed the analysis of some critical variables that we examined in our observatory for non-financial disclosure, the trends about supply chain and gender diversity in the Italian obliged companies in the disclosing non-financial information. I don't want to waste your time, Pietro, and please show us briefly your main results of the analysis. Yes, you. Can you see the presentation? Yes. Thank you. Yes. Thank you, Professor, for the introduction. Today I present my work, the supply chain and gender diversity, the Italian non-financial disclosure state of the art. First of all, an overview of the topics that I'm going to present today, starting with an overview of the legislation where all my work begin, a research design composed by the theoretical background around my thesis and also the research questions that I want to answer today, the data and the method used in order to implement the research, the empirical research design, the main results of the gender based on the gender diversity and the supply chain, the impact of COVID-19 on these two topics, and the final considerations and conclusions. Year after year, a growing need has emerged to motivate companies to share with their stakeholders not only the financial but also the non-financial information about their main economic, social, and environmental activities. The introduction of the non-financial disclosure is a new way of reporting performance that goes beyond the traditional accounting of data. So, with the Directive 95 of 2014 of the European Union,
a fundamental change is taking place because we are changing from an historically voluntary system to a system that imposes an obligation to publish a report on environmental and social topics for some type of companies. Another important argument is about the GRI standards that are the most internationally recognized standards. The main objective of the GRI is to make companies' sustainability reports effective and integrate environmental, social, and the economic dimensions. These standards allow an easier comparison between companies and help companies to understand which is the right information to publish in their non-financial disclosures. The legislation has also been subject to some criticism, like, for example, the flexible approach adopted by the European legislator. In fact, the European legislator leaves to companies considerable discretionary power, both concerning the form and also the content of the non-financial disclosures, and also for the choice of the reference standard of reporting. About the methodology, a very important theory is the study of the processes of the isomorphism explored by Powell and DiMaggio. They observed that in the early years of an organizational field, the organizations within the field may be very, very different from each other, but gradually during the years, in response to institutional pressures, organizations tend to become more similar to each other. So they identified two types of isomorphisms. First of all, the competitive and the institutional. About the competitive, the pressures towards homogenization are due to competition between organizations in the market. And concerning the institutional isomorphisms, on the other hand, it involves the competition between between organizations to gain institutional legitimacy and market positions. About the research of investigation of the percentage of companies that communicate information in their with their non-financial disclosures in order to understand whether or not companies follow the GRI standard, and also evaluate if the published non-financial disclosures are homogeneous and easy to compare. The second research question is related to the performance of the requested variables, focusing on the trend that goes from 2017 to 2019, because are the 3 years after the implementation in Italy of the directive. For the drafting of my empirical analysis, I work with the Italian Observatory of the Non-Financial Disclosures that was fundamental for me. The observatory that is unique in its kind has a multidisciplinary, multi-stakeholders, and an international approach, and is the result of inter-university collaboration and dialogue between associations and companies. The observatory collects the non-financial information and shares it with all the stakeholders in order to support them in the ESG analysis. With the observatory, we can have a direct access to the non-financial disclosures made by Italian organizations and create a dashboard in order to analyze this data. As researcher of the observatory, I focus my analysis on the investigation of two important aspects that are the social and the supply chain, and in particular on these variables. And the aim of the investigation is to provide a solid base of data on which to work in order to better analyze the non-financial aspects of the companies regarding these two topics, the two aspects, social and supply chain. In order to answer the research question, I use the manual content analysis because the variables related to supply chain and also related to the social part are qualitative in nature, so they required an attention and a careful eye of the researcher, and sometimes also his my interpretation. So now I can start to explain the main results of my empirical analysis, starting with the analysis of the numerosity, so the analysis of the number of companies that report the variable in their non-financial disclosures. As we can see from the orange part, so for the social part, almost all the variables present a percentages that are high and are near close to 100%. Only for the gender salary gap, that is the ratio of salary between women and men,
we don't have good results with more than the half of the companies that do not report this information in their non-financial disclosures. And this could be a problem or a thing to take into consideration, considering the fact that the gender salary gap is a variable that still nowadays affect our society. And regarding the supply chain side, so the green tables, we don't have a good result regarding the economic value. Where do not report this information, but almost all the companies report in their non-financial disclosures the evaluation of suppliers using ESG criteria. So now I can start with the analysis of the performance of the requested variables, starting with the social part. We can see that for the women in board of directors and also for the women in top management, we don't have high percentages, with the 32.6 in 2019 for the women in board of directors and in the 23.5 for the women in top management. What we can see is that for the women in board of directors, we have an increase of the percentages during the years, but it's not the same for the women in top management, where we have a decrease of the percentages during the years. Regarding the gender salary gap, we have percentages that are close to the 100% that represent the perfect equality, but we still have a difference in favor of male. We have also to say that the percentages are increasing towards a perfect equality. Regarding the average hours of training per employee, also here we have a number of hours that are increasing during the years analyzed. And regarding the average age of employees and the average age of board of directors, as it is expected for the age of board of directors, we have percentages that are in the range of the age of that is higher than 50 years old, and for the average age of employees we have an intermittent percentages in the range of 30-50 years old. But what can we see is that during the years the percentages remain more or less stable, that demonstrate that is very difficult to change these percentages. About the variables related to the supply chain, we can see that we don't have a good results regarding the distribution to the value, distribution of the value to suppliers, because companies tend to have a very different and a non-homogeneous distribution, as we can see from the graph. And about the evaluation of supplier using ESG criteria, we can see that the most part of the companies evaluate supplier with low percentages. But there is the other thing to consider is that a few companies publish in their non-financial disclosure a clear report of this performance of this evaluation made by them. So the most part of the companies only say that they evaluate the performance of the suppliers, but do not report more information about that. Do not report the environmental and social performance on their non-financial directive. Disclosures. Also, I have to talk about the impact of COVID-19 on social and supply chain. So I have to talk about a reorganization of the organizational welfare and the reorganization of the supply chain. What this global crisis has highlighted is that gender inequality is a significant problem due to the fact that regarding the social part, we have a strong impact on women in this part, but also the positive impact that we have is that these crises have highlighted the gender inequalities, so maybe can increase the consciousness of the companies on this aspect. And about the supply chain side, of course there are significant problems in the deal with China at the beginning, but also with other countries with the restriction that we all know. But during this difficult time, it is much more important for organizations to have a deep understanding of their supply chain, because excessive dependence on suppliers from a specific area, such as for example China, can also cause the total disruption of all company production processes. So the supply chain managers and also the executives
have to reprogram the processes, rebuild the strategies, adapt to the ongoing changes. So I can start with the final conclusions of my work, talking about the analysis of the numerosity, analysis of the performance of the social and the supply chain. For the social part, we have good results for the most part of the company selected regarding the numerosity. But as I said before, only gender salary gap show low percentages. And regarding the social chain, the supply chain, we have a lack of reporting of the most part of the companies. Regarding the analysis of the performance, we have low percentages in general, but we can state that we have an upward trend towards equality because only the women in top management do not perform an upward trend. And regarding the supply chain, we have a good percentage of supplier evaluation on ESG criteria, but we have a clear lack of reporting of the sustainable performance of the suppliers in their non-financial disclosures. Thank you for your attention. Thank you very much. If there are some questions. For me is enough. Okay. Some more questions? Or last but not least, Emma. Thank you. Okay, so thank you very much, Pietro, and thank you very much for your presentation, a rich presentation. So we have no questions. So, okay, thank you. And Emma, scusa, devo faccio il change, puoi leggere la tua dichiarazione iniziale? Sì, la sottoscritta Emma Migliorini, matricola numero 087586, iscritta al corso di laurea magistrale in Management and Governance, visto il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461 del 2020, protocollo numero 52533 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale e della proclamazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 numero 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o d'uso di atti falsi dichiara di accettare lo svolgimento della prova finale in modalità telematica, che durante lo svolgimento della prova medesima non utilizzerà nessuno strumento di ausilio, che nel locale in cui si trova non sono presenti persone di supporto. San Gimignano, 14 aprile 2021. Perfetto, grazie mille. Puoi intanto condividere la presentazione. Sei avvantaggiata in un certo senso, perché la presentazione che ti ha preceduto prima ha introdotto il tema dell'in-management, quindi puoi passare direttamente alla contestualizzazione sul tuo differente caso di studi, cioè si passa da un settore pubblico-privato, più pubblico o privato, a un'azienda, una PMI, azienda manifatturiera, quindi vediamo l'efficacia, l'eventuale efficacia di questo strumento anche per questa tipologia di imprese. Sì. Come anticipato dalla professoressa, l'obiettivo della mia tesi è quello di descrivere come l'in management possa costituire un'opportunità per le piccole e medie imprese che hanno necessità di recuperare produttività e di conseguire un vantaggio competitivo duraturo. Il mio lavoro di tesi si articola in due capitoli di approfondimento teorico. Il primo, in cui viene descritto il contesto storico e economico in cui il lean thinking si è sviluppato e vengono descritti i principi e le tecniche che ne permettono l'attuazione in azienda. Nel secondo capitolo questo approccio viene declinato all'interno delle piccole e medie imprese, di cui ho approfondito le caratteristiche e quei fattori che ne incentivano o vincolano i percorsi di lean transformation. Dato il breve tempo a disposizione e la precedente tesi discussa dalla dottoressa Greci, la mia discussione verterà su
la parte applicativa della mia tesi, ovvero l'implementazione del progetto di Lean Transformation in LTP SRL che ho potuto seguire durante il mio tirocinio svolto presso la società di consulenza CTQ SPA. LTP è un'impresa di Poggibonsi specializzata nella produzione di componenti in plastica per mobili da cucina. La decisione di introdurre i principi e le tecniche Lean in azienda risponde alla necessità che hanno le piccole e medie imprese di rimanere competitive in un contesto economico molto complesso, che richiede maggiore flessibilità e capacità di adattamento a dei cambiamenti repentini di un mercato ormai globale. Inoltre, i cicli economici negativi che si sono susseguiti negli ultimi anni pongono queste imprese di fronte alla necessità di far fronte e di gestire nuove complessità. Per questo motivo è necessario un cambiamento di mentalità e un'apertura a questo modello di management che nasce in Toyota negli anni 50 con l'obiettivo di ristrutturare i processi produttivi, renderli più efficienti, mettendo al centro il cliente e eliminando tutto ciò che non crea valore. Il progetto ha coinvolto queste 5 famiglie di pattumieri che l'analisi ABC ha evidenziato come più significative dal punto di vista del venduto e di cui è stato mappato il flusso del valore, che come vediamo da questa slide si articola in queste 3 fasi. La VSM Current State evidenzia un'elevata quantità di work in process, cioè di materiale accumulato tra una fase e l'altra in attesa di essere processato, e questa è una conseguenza di una modalità di gestione dei materiali improntata ad una logica push, che prevede di attivare la produzione sulla base di analisi previsionali che vengono dall'ufficio programmazione e indipendentemente da quello che richiede il cliente. Questo fa sì che grandi lotti di produzione vengano spinti dal processo a monte a quello a valle, dove però difficilmente trovano un consumo effettivo. E questa logica è volta all'ottimizzazione del processo a monte, del processo di stampaggio, e consente di evitare questi frequenti attrezzaggi di lunga durata che caratterizzano le presse a iniezione, che sono questi macchinari utilizzati per la produzione di componenti destinati all'assemblaggio finale. Però d'altra parte questi lotti che poi si accumulano perché non trovano un consumo portano a quello che è il principale spreco nella filosofia Lean, ovvero la sovrapproduzione, che oltre ad allungare il tempo di percorrenza dell'intero processo, genera altri sprechi connessi al trasporto e allo stoccaggio del materiale in eccesso. Quindi questa modalità di gestione non era più adeguata, come anche confermato dall'analisi della domanda, che evidenzia una percentuale di piccoli ordini, cioè di ordini inferiori a 40 pattumiere, di 4 volte superiore a quella dei grandi ordini. Quindi la domanda si manifesta come molto frammentata, oltre che variabile, e questo si accompagna a un tempo di consegna richiesto molto breve, inferiore a 10 giorni, per il 45% degli ordini, e diventa inferiore a 4 giorni per l'83% degli ordini Amazon. Quindi è necessario, cioè questa produzione a grandi lotti non si concilia male con questa questa situazione. Per questo è necessario passare ad una logica pull che permette di allineare la domanda, la produzione anzi, alla domanda. La logica pull prevede di far tirare il processo a monte da quella a valle, in modo da produrre ciò che il cliente vuole, quando lo vuole e nella quantità desiderata, che poi è il principio del just in time, uno dei 2 pilastri del Toyota Production System. Quindi si è andati a ristrutturare il processo produttivo di questi prodotti partendo dalla fase più a valle, più vicina al cliente finale, ovvero l'assemblaggio delle pattumiere, che una volta stabilizzata permetterà di risalire la catena del valore e apportare miglioramenti anche al processo a monte, che a quel punto sarà tirato anch'esso dalla domanda. A tal fine è stato introdotto un supermarket di tutti i componenti necessari all'assemblaggio dei modelli in questione, gestiti secondo una logica pull Kanban, che andato ad approvvigionare 5 celle di lavoro ristrutturate in modo da garantire una lavorazione a flusso continuo.
Il supermarket è quest'area tra i due processi dimensionata sulla base del fabbisogno del processo cliente, del processo a valle, che vi attinge a tutti i componenti di cui ha bisogno. Il cui prelievo è autorizzato da questo cartellino Kanban che indica cosa prelevare e in che quantità. Al momento dell'esaurimento appunto del contenitore, il Kanban autorizza il processo a monte a produrre soltanto ciò che è stato consumato. In questo modo il sistema di approvvigionamento si autoregola perché il fornitore è autorizzato a produrre soltanto quando arriva il cartellino e quindi quando il consumo si è effettivamente manifestato. Inoltre il supermarket è dimensionato in modo da assicurare all'azienda una copertura per il picco della domanda nel tempo necessario al fornitore per riapprovvisionare la scorta. Questi sono due esempi di cartellini Kanban dove appunto vediamo indicate le quantità, cosa deve essere prodotto, quindi il codice, la quantità e il contenitore che lo deve contenere. Il supermarket, come dicevo, va a approvvigionare queste celle di lavoro che a seguito di un'analisi condotta direttamente sul Gemba, quindi attraverso delle riprese video, si è potuto evidenziare quali fossero le attività di tipo NVA2, cioè veri e propri sprechi che dovevano essere eliminati al fine di garantire questo flusso continuo della lavorazione e che possono essere ricondotte a queste tre macro categorie. Fondamentalmente nelle celle non erano presenti tutti i componenti funzionali al ciclo di assemblaggio, quindi capitava che l'operatore dovesse uscire per reperirli oppure chiamare il runner affinché li riportasse. I componenti erano collocati in questi contenitori. Scusa se interrompo, ma appunto, senza passare al dettaglio esplicito, se puoi... No, puoi lasciare la pubblicità. Okay. Magari passo subito proprio alle riflessioni conclusive, insomma. Ovvero, tutto questo lavoro, io me ne rendo conto che avendo seguito tutte le fasi del processo, mi è l'obiettivo di dettagliarle tutte in maniera più puntuale. Fondamentalmente ero arrivata al punto della ristrutturazione delle celle, stavo dicendo che erano state appunto progettate in modo da limitare i movimenti degli operatori, quindi c'era stato questo... questa riformulazione del layout che aveva consentito di collocare in un'area delimitata tutto l'occorrente, insomma, per limitare i movimenti degli operatori. I vantaggi hanno portato essenzialmente. Come? I vantaggi. I vantaggi sono riassunti in questa tabella. Fondamentalmente questa gestione ottimale delle scorte ha portato a una riduzione del tempo di attraversamento dell'intero processo che è passato da 40 a 26 giorni e questo ha contribuito ad aumentare del 48%, a migliorare del 48% l'indice di flusso. Poi le attività a valore che sono state... la percentuale di attività a valore incrementata nelle celle ha portato a un aumento della loro produttività del 35% e anche la gestione delle scorte, anche se qui sembra aver subito un peggioramento, in realtà è stata migliorata perché dall'analisi insomma dei consumi si era visto che l'azienda in realtà non aveva per alcuni componenti una giacenza necessaria a far fronte alla domanda. Questo proprio perché si puntava ad ottimizzare il processo a monte e quindi questi grandi lotti di produzione che poi non rispondevano alla domanda portavano a una rincorsa alle urgenze del momento che si manifestavano con la mancanza del materiale proprio al momento dell'assemblaggio. In questo modo se tutto è tirato dalla domanda ovviamente la scorta è adeguata e quindi in questo caso si è avuto un aumento della scorta complessiva per questo motivo. Quindi come nel caso precedente si può sintetizzare che il vantaggio, a parte tutti i più eccetera, che è un vantaggio anche questo più 5-4% appunto delle scorte, il detto come ce l'hai appena descritto, ma essenzialmente dovuto a proprio una maggiore consapevolezza appunto
comporta una riflessione più attenta e quindi una gestione più strutturata di tutto il processo, e quindi si sviluppano poi dopo tutti questi vantaggi, insomma. E quindi proprio in riferimento all'analisi del caso, quindi lascio la parola direttamente, ecco, è Alessandro Parisi che ha potuto vedere più nel dettaglio il caso, e magari lascio a lui la domanda conclusiva. Certo, sarò veloce anche perché Emma è stata molto esaustiva, come avete visto il lavoro che ha fatto è molto dettagliato, quindi da qui si capisce che ha potuto capire e assimilare i principi, ma anche vedere la parte applicativa pratica. Per questo motivo chiedo a Emma che cosa farebbe lei adesso per migliorare ulteriormente il processo di assemblaggio, comunque diciamo il flusso complessivo del materiale all'interno di LTP, dopo essere intervenuta sulla stabilizzazione delle celle e sulla creazione del supermarket. Sì, sicuramente uno dei vincoli che abbiamo dovuto rispettare quando siamo andati a dimensionare il supermarket è stato quello relativo ai grandi lotti di produzione del reparto stampaggio, che come dicevo prima utilizza queste presse che hanno dei tempi di attrezzaggio molto lunghi. Quindi con un intervento migliorativo volto all'applicazione delle tecniche SMED su questi, volte all'ottimizzazione proprio di questi tempi di setup, si riuscirà ad ottimizzare tutto il processo, a renderlo più flessibile e aumentare quindi la rotazione degli stampi e dei componenti appunto che vengono prodotti, e questo consentirà di ridurre il loro riapprovvigionamento, che influisce sulla giacenza totale e quindi sul numero dei Kanban dei componenti. Certo, certo, infatti il problema di base è proprio quello, è leggermente aumentata la scorta perché adesso l'assortimento è completo, prima era incompleto e quindi creava un sacco di inefficienza. Però se non si va a intervenire sulla velocizzazione della rotazione dei singoli articoli, si ha una scorta che cresce, mentre invece la scorta deve e può diminuire, però bisogna lavorare a monte riducendo le attività non a valore, cioè la macchina ferma durante la piazzatura. Sì. Bene, grazie e complimenti per aver lavorato. Veramente. E scusa appunto l'accelerazione finale, ma grazie ancora. Si denotava già l'immenso lavoro appunto. Se ci aspettate un attimo qui, noi della commissione ci spostiamo in aula privata e poi rientriamo per la proclamazione di tutti. Ok? Grazie ancora, aspettateci.
Questa volta mi sono ricordata di accendere sia la webcam che il microfono, sì, perché tutte le volte o l'una o l'altra, perché una non si attiva, non è automatico ogni volta che uno rientra nell'aula, insomma. Perfetto, quindi procediamo sempre nello stesso ordine, la registrazione è sempre attiva. Procediamo nello stesso ordine e facciamo la proclamazione. Prima faccio la proclamazione e poi, subito dopo la proclamazione, il candidato legge la seconda dichiarazione. Ok? Allora, iniziamo quindi con Sibilli Giuseppe. Sibilli, eccolo qua. Puoi attivare anche il microfono. Eccomi. Quindi, signor Sibilli Giuseppe, la commissione, visti i risultati della carriera accademica svolta e valutata la tesi presentata, ha approvato il suo esame di laurea con la votazione di 109 su 110. Pertanto, per i poteri conferitici dal magnifico rettore, la proclamiamo in nome della legge dottore magistrale in Management and Governance. Complimenti veramente, perché è stato apprezzato molto il suo lavoro, ma è il massimo che siamo potuti avere, non voleva essere penalizzante anche per la sua carriera. Prego, se può leggere la sua dichiarazione. Grazie davvero, professoressa. Il sottoscritto Sibilli Giuseppe, matricola numero 080889, iscritto al corso di laurea magistrale in Management e Governance, visto il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461-2020, protocollo numero 52533 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale e della programmazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre numero 445 in caso di dichiarazione mendace di formazione o uso di atti falsi, dichiara di aver partecipato alla seduta di laurea del giorno 14 aprile della sessione invernale dell'anno accademico 2019-2020 per il conseguimento del titolo finale e prende atto della valutazione e della votazione finale con le quali è stato proclamato dottore magistrale in Management e Governance. Poggi Bonzi, 14 aprile 2021. Grazie, grazie davvero. Perfetto, grazie mille, complimenti. Quindi passiamo a Guarducci Giulia, se vuoi accendere anche te il microfono. Sì, grazie. Quindi iniziamo con la proclamazione. Allora, signor Guarducci Giulia, la commissione, visti i risultati della carriera accademica svolta e valutata la tesi presentata, ha approvato il suo esame di laurea con la votazione di 105 su 110. Pertanto, per i poteri conferitici del magnifico rettore, la proclamiamo in nome della legge dottore magistrale in Management and Governance. E complimenti anche a te, lei, nel tuo caso. E se ci puoi leggere ora te la tua dichiarazione. Certo, grazie mille. Allora. Io sottoscritto, il sottoscritto Guarducci Giulio, matricola numero 081173, iscritto al corso di laurea magistrale in Management e Governance, visto il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461-2020,
protocollo numero 52533 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza delle prove finali della programmazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate all'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, in caso di dichiarazioni mendaci, deformazione o uso di atti falsi, dichiara di aver partecipato alla seduta di laurea del giorno 14 aprile 2021 della sessione Q12 dell'anno accademico 2019-2020 per il conseguimento del titolo finale, prende atto della valutazione delle valutazioni finali con le quali è stato proclamato dottore magistrale in Management e Governance. Prato, 14 aprile 2021. Perfetto, grazie mille dottore. Sì. Quindi passiamo ora a Bindoci Silvia. Eccomi. Salve. Allora, iniziamo con la proclamazione. Allora, signora Bindoci Silvia, la Commissione, visti i risultati della carriera accademica svolta e valutata la tesi presentata, ha approvato il suo esame di laurea con la votazione di 110 su 110 e all'unanimità ha deciso di conferirle la lode. Pertanto, per i poteri conferitici dal magnifico rettore, la proclamiamo in nome della legge dottore magistrale in Management and Governance. Grazie. Grazie a te. Leggo. E leggere, sì. Leggo la direzione. La sottoscritta Bindoci Silvia, matricola numero 084229, iscritta al corso di laurea magistrale in Management and Governance, visto il decreto del rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461-2020, protocollo numero 52533 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale e della proclamazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, in caso di dichiarazioni mendaci, deformazione o uso di atti falsi, dichiara di aver partecipato alla seduta di laurea del giorno 14 aprile 2021 della sessione invernale dell'anno accademico 2019-2020 per il conseguimento del titolo finale e prende atto della valutazione della votazione finale con la quale è stata proclamata dottoressa magistrale in Management and Governance. Paganico, 14 aprile 2021. Grazie mille, complimenti, complimentoni. Passiamo quindi a Elena Sciorgio. Ok, switch your phone. Ok, Mr. Giorgio Herrera, given the results of your academic career and the presentation of your thesis, this commission has approved your degree examination with a score of 110 of 110. Therefore, by the powers conferred by us, by the rector of this university, we proclaim you, in the name of the law, dottore magistrale in International Accounting and Management. Okay, so I'm going to read. The undersigned Giorgio Herrera, matricola number 084289, enrolled in the corso di laurea magistrale in International Accounting and Management, considering the degree number 461-2020, protocol number 52533 of the Rector of the University of Siena, dated 11th March 2020, which authorizes the online procedure for the final exam, graduation, and public proclamation, being aware that according to the Article 76 of the DPR 445 of 2000, false declaration, falsity in public documents, and use of false documents are punished according to the penal code and to the current special laws on the subject. Declare under his own responsibility that he has participated in the graduation exam on 14th of April 2021 during the exam session of the academic year 2019-2020 for the achievement of the final qualification, that he accepts the evaluation and the final mark with which he is has declared dottore magistrale in International Accounting and Management, Siena, 14th of April 2021. Okay, thank you very much. Compliments. Okay, so we can switch to Gresci Legna. Okay, quindi ritorno in italiano. Okay, quindi signora Gresci Legna,
La Commissione visti i risultati della carriera accademica svolta e valutata la tesi presentata, ha approvato il suo esame di laurea con la votazione di 110 e all'unanimità le ha riconosciuto la lode. Pertanto, per i poteri conferitici dal magnifico rettore, la proclamiamo in nome della legge dottore magistrale in Management and Governance. Grazie. Sottoscritta Eliana Greci, matricola numero 08-5067, iscritta al corso di laurea magistrale in Management e Governance, visto il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461-2020, protocollo numero 52533 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale e della proclamazione. Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di aver partecipato alla seduta di laurea del giorno 14 aprile 2021 della sessione invernale dell'anno accademico 2019-2020 per il conseguimento del titolo finale e prende atto della valutazione e della votazione finale con le quali è stata proclamata dottoressa magistrale in Management e Governance. Boviglia Ernica, 14 aprile 2021. Complimenti. Grazie a tutti. Complimenti ancora. E quindi passo. Bagnacci, Pietro? Yes, here. Ok. So, Mr. Bagnacci Pietro, given the results of your academic career and the presentation of your thesis, this commission has approved your degree examination with a score of 108 out of 110. Therefore, by the powers conferred us by the rector of our university, we proclaim you in the name of the law dottore magistrale in International Accounting and Management. Thank you. Complimenti, complimenti anche a te, veramente. E... I have to read the declaration. Okay. The undersigned Pietro Bagnacci, matricola number 087467, enrolled in the corso di laurea magistrale in International Accounting and Management, considering the decree number 461-2020, protocol number 52533 of the Rector of the University of Siena, date March 11, 2020, which authorizes the online procedure for the final exam, graduation, and public proclamation, being aware that, according to Article 76 of the DPR 445-2000, false declarations, falsity in public documents, and use of false documents are punished according to the penal code and to the current special laws on the subject, declares under his own responsibility that he has participated in the graduation exam on 14 of April 2021 during the 12 exam session of the academic year 2019-2020 for the achievement of the final qualification, that he accepts the evaluation of the final mark with which he is declared Dottore Magistrale in International Accounting and Management, Siena, April 14th, 2021. Thank you. Grazie, grazie ancora e complimenti ancora. Quindi passiamo. Complimenti. Sempre ultima. Ok, Emma. Ok. Quindi, signora Migliorini Emma, la Commissione, visti i risultati della carriera accademica svolta e valutata la tesi presentata, ha approvato il esame di laurea con la votazione di 110 su 110 e all'unanimità ha deciso di riconoscerle la lode. Pertanto, per i poteri conferitici dal magnifico rettore, la proclamiamo in nome della legge dottore magistrale in Management and Governance. Grazie. Anche a te tanti complimenti, veramente. E leggi la dichiarazione? Sì, la sottoscritta Emma Migliorini, matricola numero 087586, iscritta al corso di laurea magistrale in Management and Governance, visto il decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Siena, repertorio numero 461 del 2020, protocollo numero 52533 del giorno 11 marzo 2020, che autorizza la modalità di svolgimento a distanza della prova finale della proclamazione, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre del
2000, numero 445, in caso di dichiarazione mendaci e di formazione uso di atti falsi, dichiara di aver partecipato alla seduta di laurea del giorno 14 aprile 2021 della sessione invernale dell'Accademico 2019-2020 per il conseguimento del titolo finale e prende atto della valutazione e della votazione finale con le quali è stata proclamata dottoressa magistrale in Management and Governance. 14 aprile 2021. Perfetto, veramente, grazie, grazie a tutti. Complimentoni, e grazie veramente. Siete molto bravi. Sì, tutti. Grazie ancora. E allora, buona serata, interrompo la registrazione. Congratulazioni a tutti. Esatto, grazie, grazie anche alla commissione, insomma, per tutto il lavoro di questo pomeriggio. Grazie, buona serata. Per il segretario, compilo o hai già compilato la... No, possiamo fare come vuoi, ti posso... No, 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 vabbè, tanto mi sono già appuntata il tutto. Okay. Grazie ancora, arrivederci, buona serata. Grazie, arrivederci. Buona serata a tutti e buoni festeggiamenti. Arrivederci.